free. Hey! The man's gunning for me. Hey! Blue and white, me wall tonight. Hey! See, damn, my pride and all the cats coming down each side. Tonight there's no place to hide. Maggio del 1995. La sveglia delle 7 è suonata da un po' e l'orzo con il suo odore forte mi ha ancora una volta stordito. Il pulmino mi porterà a scuola dove potrò mostrare ai miei compagni che finalmente mi è uscito il goblin di Spider-Man dalle patatine. È il mio compleanno e papà oggi mi porterà a comprare le Biker Mice oppure le Lego. Devo ancora decidere. Voglio solo ingozzarmi di Goleador davanti ai cartoni dopo i noiosissimi telegiornali. 1996. Sono in fissa con Kyashan, il ragazzo androide. Chissà se un giorno sarò veloce e forte come lui. Stasera vado a una festa di compleanno di un compagno di scuola. Mi chiedo se hanno il Billy in cartone nel buffet. Ma intanto mi porto un push pop, non si sa mai. 1997. Qui gli inverni sono sempre un po' spaventosi. La periferia è freddissima e buia. Per farmi coraggio indosso le Bull Boys, almeno fanno la luce quando cammino nei boschetti intorno a casa. Chissà i miei compagni cosa stanno facendo adesso in città. A sera ho convinto papà, per la quarta volta, ad affittare Ghostbusters. È più il tempo che passo a riavvolgere le videocassette che a vedere il film. Che maleducati. 1998, febbraio. Con questo freddo è il caso di convincere un nostro amico a giocare a casa sua con la PlayStation. In fondo si ricorderà che gli regaliamo sempre i doppioni delle nostre schede telefoniche. Magari mi lascerà anche mezz'ora a giocare con quel gioco di combattimenti a turni. È da un po' che ho anche perso interesse nelle sorprese delle patatine. 1999. Siamo sul limite, sul bordo del famoso 2K di cui tutto il mondo attende la venuta come un ideale messia dei tempi. Con gli occhi sognanti e le mani a coppa per poter riuscire ad afferrare una goccia, una scheggia di ciò che ci siamo illusi, portino i 3-0 dopo il 2. Reduci di un DJ Time, inforco le cuffie ascoltando ciò che prezioso Gigi Dag e gli Eiffel 65 ci hanno lasciato come pietre miliari.
Ma il 2000 è passato ormai. È veloce. Ma da allora ciò che è stato non è che una pallida parodia senza identità. Come un bel sogno. È tutto finito. Questo è Super Santos. Programma composto da una persona umile e quattro umiliati. Tutto ciò che ascolterete è totalmente improvvisato, pertanto il linguaggio e gli argomenti trattati potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno. Ricomincio. Ok, ma fammi capire, ma quindi si è sentito quello che ho detto io? Non si no, è sentito niente. Benissimo. Adesso si sta sentendo tutto. Vabbè, vabbè, aiuto, sono forte, forte, cioè, sono forte. È il bello della diretta, eh? Sì, sì. Allora, quindi sigla. Questo è Super Santos. Programma composto da una persona umile e quattro umiliati. Tutto ciò che ascolterete è totalmente improvvisato, pertanto il linguaggio e gli argomenti trattati potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno. Allora, sembrava di stare in Butterfly Effect, sembrava, cioè ve lo dico subito, cioè, sto rivivendo un'altra volta la sigla e questa cosa mi dà molto fastidio. Poi in più ci sono anche due rompicoglioni che ci sono venuti a rovinare la puntata, quindi vi risaluto per l'ennesima volta, veramente spero in un altro, non in un altro Butterfly Effect. Io sono Francesco Buttisteronti. Io sono Marco. Qui c'è Davide. Io una volta avevo un nome che sarebbe Valerio, forse ne ho perso il diritto dopo pazza partenza. Valerio, allora, sai cos'è? Il problema sai qual è? Che tu sono due cazzo di puntate che devi sperimentare, non so perché devi fare questa sperimentazione che... Cioè, le cose più semplici, che ti vengono bene. Cioè, tipo... Premere un bottone, ma devi premere un bottone. Devi premere un bottone. Ma è comunque, difficile, ce ne sono tanti. Comunque, vabbè, comunque, ci potresti poi almeno presentarci i tuoi ospiti? Allora, io ho qui con me un regista e un videomaker. Okay. Vengono Già se la tirano praticamente, ok, vai. Sì, vabbè, hanno delle qualifiche, scusa, è giusto attitolarle. È giusto, non ho capito una cosa, però, scusami. Un regista o un leghista? Non ho capito. Un regista. Ah, ok. Ah. Cioè, colui che è deputato a reggere le cose. Ah, questo. È un videomaker. Perché il leghista lega, cioè non ho capito. È ovvio. Ok, vai. E sono qui perché hanno una missione. Sono rovinarci stato... il programma. No, quello lo stiamo facendo da soli. Sì, no, quello lo faccio io, infatti. Okay. E niente, praticamente sono qui perché sono stati eletti i due ambasciatori campani per dimostrare, o smentire, perché no, l'esistenza del Molise. Quindi sono gli unici due deputati a venire da noi, raccontare ciò che trovano, se trovano qualcosa, e portare questa esperienza poi di nuovo in patria. Però a quando ho capito, visto che oggi parliamo di anni 90, loro sono di Benevento, giusto? Sì. Io mi ricordo negli anni 90 che quando si parlava di Benevento veniva sempre diciamo accostata a Campobasso. Non so perché c'ho questo ricordo mio. So perché, mi sembra che l'ambito calcistico può essere.
Forse sì, qualche sì, tipo di rivalità. Sì. Sono abbastanza diverse come città. Benevento è un po' più. Vabbè, fotte un cazzo di Benevento. Allora, secondo me ti stai confondendo con Campomarino. Comunque, sì, infatti. Ci teniamo a dire sta cosa perché noi da Benevento ci spostiamo solo verso Campomarino per andare a mare. Cioè, il resto sì, non è. Però esiste. Ti vorrei ricordare, caro ospite, che tu adesso sei ospite. Quindi non ti allargare troppo, caro mio. Però almeno identificatevi con due nomi buttati lì. Tizio 1 e Tizio 2. Rimaniamo il regista e il videomaker. No, comunque, scherzi a parte, se Davide ricorda qualche indirizzo di Super Santos, magari oggi facciamo qualcosa di buono. Va bene, ci proverò, Francesco, ci proverò. Vai. Allora, ragazzi, ci potreste, se vi va, con tanto affetto... Sempre seguire... sempre se Valerio non ti muta. Ecco. O sempre se non cancella per sbaglio la pagina Instagram, sì, che è Super Santos, tutta una parola... _ come siamo internazionali official, e questa è la nostra pagina Instagram sulla quale potete mandarci messaggi e audio, e ricordiamo che gli audio più belli, più fighi, verranno trasmessi durante la diretta, in modo tale che verranno ascoltati da tutti e commentati da noi appunto in diretta. Ovviamente dalla bio del profilo di Instagram troverete anche il link diretto per il nostro, per la nostra pagina YouTube, che è Super Santos, dalla quale noi trasmettiamo ogni domenica in diretta. Ok, perfetto. Questo, allora, ragazzi, ragazzi, abbiamo appena trasmesso gli effetti della tintilia in un corpo d'uomo. Sì, io ci tenevo. Sono stato bravo. Io ci tenevo a precisare che questa live verrà mandata poi alla festa del carciofo arrostito di Campomarino. Oh, bellissimo. Stupendo. Faremo i big like a questo punto. Comunque, volevo sapere se a questo punto c'è anche un audio oggi da ascoltare. Ma dipende se Valerio. C'era Valerio. Ma c'era al passato o c'era, quindi c'è ancora, quindi dobbiamo sentirlo? No, c'era nel senso che la cera delle candele. Bello. In ogni caso, ragazzi, sì, mandate tutti i contributi che c'è stato un momento. Ma oggi Valerio è ubriaco. Cioè, scusate. No, sì, beve Davide, io sto ubriaco. Il solito discorso per cui potremmo essere la stessa persona. Questo ormai è assodato. Mandateci tutti i contributi che volete, perché Dio volendo. Ma anche pecuniari volendo, che ne abbiamo bisogno per le cure del nostro caro Valerio. No, comunque, scherzi a parte, ce l'ho. Okay, Valerio, ma grazie. Abbiamo trovato un audio, attenzione. Grazie Valerio, in tasca. Ma è emozionato, agli ospiti a casa, ragazzi, esatto, capito? Esatto, mi distraggo, non ve l'ho detto, mi distraggo. Oggi che cazzo c'ha? Cioè, dai, vai. Si va? Si va. Vai. Amici di Super Santos, io sono Anna Chiara. Ciao. E gli anni 90 per me sono stati gli anni più belli in assoluto. Cosa ha caratterizzato i miei anni 90? Allora, sicuramente l'inizio della mia passione per la Juve, soprattutto ecco grazie qua al medico Roberto Baggio col suo codino, che io adoravo. E altre cose degli anni 90, e c'erano sicuramente cantanti tipo, vabbè, Max Pezzali, e Eros Ramazzotti, che io c'ero particolarmente legata perché mio fratello faceva l'imitazione tale e quale a lui. Poi era che raffreddato. Altro? C'erano i giochi che si facevano all'aria aperta, quindi nascondino, guardie e ladri, 1, 2, 3 stella, che poi a 30 anni scopri che non è stella, ma è, stai là e ti rovina l'infanzia. Gesù. Io ora lo so sta cosa. TV a non finire, ma quello indimenticabile assolutamente, giochi senza frontiere, cioè non era estate senza giochi senza frontiere. Madonna. Quindi e poi ci sono veramente tante cose, qua l'audio durerebbe all'infinito se non lo stoppo subito. E grazie a tutti, e saluti, mi dispiace oggi non essere in diretta con voi, e baci, ciao. Beh, comunque io sta cosa, cioè, è vera sta cosa di 1, 2, 3 stella, no, cioè, quando me l'hanno detto è un grosso trauma.
sono rimasto assolutamente traumatizzato. Mettiamola così. No, non è vera, nel senso che noi abbiamo sempre giocato a un The 3 Stella. Non era il gioco a cui giocava qualcun altro, ma... sti cazzi. Allora, voi volete giocare a 1-2-3 stai là e giocate a 1-2-3 stai là. Noi qui nei nostri confini regionali giochiamo a 1-2-3 stella, punto. Oh, cazzo. Comunque, possiamo... francese, davvero, c'è tanta gente che lo ha vissuto in una maniera totalmente opposta questo gioco con 1-2-3 stai là. Ma a parte solo per dirlo, cioè ti giri eppure. Comunque possiamo dire che gli anni 90 sono stati un po' l'ultimo decennio dove potevamo fare, diciamo, quello che volevamo, nel senso oggi ci dicono come vestirci, cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo dire, quello che dobbiamo ascoltare. Invece negli anni 90, diciamo, eravamo tutti molto più liberi e spensierati. E vi volevo proprio chiedere a tutti quanti voi, visto che abbiamo anche due bimbi minchia con noi ospiti, anche il loro punto di vista, nel senso, loro come da bambini vedevano gli anni 90, quelli più grandi se erano bullizzati o meno. Partendo un pochino da Marco. Marco, ci hai fatto quel bell'audio. Ok? Ho fatto quel bell'audio. Qual è la domanda? La domanda che ti volevo fare: i tuoi anni 90, come li hai vissuti? Da bimbo in solitudine oppure avevi una tua comitiva, le ultime comitive? Era uno dei modelli di classica comitiva, prima numerosissima, poi numerosissimissima, dopodiché ognuno si è spanculato l'un l'altro, così ci siamo ritrovati intorno ai 25 anni indipendenti. Ma vediamo le cose nel dettaglio. C'era il classico luogo di ritrovo, che poteva essere un parco giochi, un parcheggio, anche dei cantieri in costruzione, però non posso dire quali, e nei quali andavamo e passavamo i pomeriggi lì un po' al riparo, perché per chi non lo sapesse, Campobasso è una città dove ci sono 3 mesi di fresco e 9 mesi di freddo, quindi è solo primavera e inverno. In questo caso andavamo a ripararci nei posti più disparati. E c'era molta più, tra virgolette, libertà di pensiero per quanto riguarda gli standard, ed erano comitive eterogenee, vuoi anche per il fatto che di coetanei, tra virgolette, scarseggiavano, erano divisi in quartieri più che altro. Però era una cosa normale, diciamo, non molto diversa da quello che è stato magari il decennio precedente, a cui ho avuto modo di imparare dai racconti, ma molto molto diversa rispetto ai decenni successivi. Beh, diciamo che ci si godeva di più quella socialità che c'era tra gli amici, cioè non era, diciamo, come oggi magari con WhatsApp ti metti in comunicazione, anche se sei seduto allo stesso tavolo, continui a guardare. Da ragazzo di periferia io dovevo farmi chilometri e andare al negozio Bull Boys, con le Bull Boys, tra l'altro. Con le Bull Boys al negozio di mia madre, e non avevo la certezza matematica che quel giorno qualche amichetto fosse fuori o sarebbe uscito, perché non c'era modo, cioè telefoni c'erano, ma figurati se potevo chiamare, anche perché le interurbane costavano, chiamare a casa di qualcuno e dire oh, ci sei oggi, così, appuntamenti. Era piuttosto una cosa di avventura, potevano passare pomeriggi interi addirittura a girare per la città, per il quartiere, senza avere una meta. E invece, diciamo, so che Davide e Valerio comunque si conoscono da parecchio tempo, però non so se si conoscono da dagli anni, ma non dagli anni 90, no, non però dico, come l'avete vissuta più o meno, come dice Marco, oppure avete avuto... Guarda Francesco, allora ti dico la verità, da figlio unico ti dico che negli anni 90, quindi durante la mia totale gioventù, la parola d'ordine era adattamento o morte. Cioè, nel senso che... no, spiegaci bene questa cosa. No, nel senso mi sa che il vino sta facendo effetto, ragazzi. No, nel senso che sostanzialmente le alternative erano o rimanere a casa da soli, che da figlio unico. Però diciamo, eri da solo, però ancora non avevi tutti quei programmini che ti guardi adesso. No, esatto, cioè nel senso da solo, ma davvero insolibile, nel senso che ok, grande merito do agli anni 90 per quanto riguarda quei prodotti della televisione, no? Sì. Tutta quell'infinità di spilza di vabbè, ti facevi le pippe con non la Rai. Vabbè, ti facevi le pippe con non la Rai. A Mangioini, insegnava tanto da quel punto di vista. Però la tua preferita chi era?
Era Ambra. Sì, era Ambra. Ragazzi, ma cioè, non era dai, ha tirato fuori Claudia Gerini, cioè, vi dico solo. Vabbò, ma quella era già troppo. Era già che? Piccola, cioè, più vicina a me, capito? Era più giovane. Sì, ma Claudia Gerini e Ambra. Vabbè, nel post, grazie, sul lungo periodo, ok, però che gli devi dire? Che vuol dire? Vabbè, comunque, continua. Quindi, al di là di tutti quei prodotti, appunto, televisivi e videoludici, come, ok, tantissime console, tantissimi cartoni. È stato un boom delle console, Ma vogliamo ricordare il gioco interattivo del Mars? Scusa? Vogliamo ricordare il gioco interattivo del Mars? Su Carlo. Ecco, appunto. Sì, quello con che utilizzavi la tastiera del telefono. Esatto. E però non ho mai capito come cazzo si vincesse. Però. Per me rimane la truffa migliore del mondo. No, te lo dico io. Io ho giocato al gioco interattivo di Solletico con i tasti. Rispondendo a delle domande uscivi da questo labirinto selezionando la direzione dal tastierino del telefono e ho vinto l'orologio di Solletico, quindi comunque questi chi vanti di questa cosa tipo da otto puntate, madonna. Cioè, quante persone possono ancora, cioè, tu non lo puoi vincere più l'orologio di Solletico, lui l'ha vinto. Che cazzo volete di più? Esatto, tu ti allora facciamo una cosa, facciamo anche una cosa. Ad anni di distanza ti puoi comprare il Sega Saturn, chi te lo vende più l'orologio di Solletico? Dai, vai, forza, facciamo una cosa. Allora, ti propongo questo, prendiamo l'orologio, mettilo su eBay lo metti su eBay e dopo questo brano lo vediamo a quanto è arrivato. Va bene. Vai, Vale. Mettici sto brano. Fine settimana, faccio passa pa' t'incontrà. Tu 45, io 18, ma che vuoi fa ma va. Fra 90 giorni ti saluto maturità. Oggi inizio negli anni 90 la mia libertà. Tu con le tue rughe che ti danno femminilità. Io cantante in erba, ossessionato dal mio cagagagagà. Uno scandinato, il nostro amore si consuma là. Nino D'Angelo canta il caschetto, morire mi fa. Anni 90, una birra e una panda. Sono questi i ricordi degli anni 90. Anni 90, Sandra Milo che piange, Maradona che segna, Andreotti comanda. Anni 90, il Carrefour stava chiuso. Per svagarci avevamo soltanto la standa. Anni 90, il Salento non era un granché. Ti rivedo adesso, sei la stessa di vent'anni fa. Io 45 e tu 90, ma che male fa mamma. Ti ho pensato spesso, donna matura della terza età. Maledetti quegli anni 90 e quel festival. Festa patronale, facevo il passo sopra il tagata. Tu con le tue amiche, bella signora ma che guarda fa mamma. C'è una discoteca, una lampada che ci scalderà. Iniziavano gli anni 90 e la mia pubertà. Mille lire una fanta, era quello il tesoro degli anni 90. Anni 90, c'è Fiorello che canta e Cristina da Venere ancora una santa. Anni 90, motorino 50, tutti a casa di corsa che fa sarabanda. Anni 90, le cassette degli 883. Funerale sobrio, te ne sei andata pochi giorni fa. Non mi hai detto niente, io l'ho saputo da Gianni Minà. Sei volata in cielo, gli anni 90 le lasciati qua. Nino D'Angelo ha perso il caschetto, oggi non canterà. Anni 90. Anni 90.
90. Ufficialmente tolto dai bei l'annuncio del mio orologio di solletico, perché preferisco vendermi l'anima piuttosto che vendere quell'oggetto. Contento, perfetto. Okay, vabbè. E, comunque dicevo, al di là di tutte queste innovazioni che hanno portato gli anni 90 al divertimento domestico, che poi ok ne parleremo ampiamente, no? Quindi video per te chiaramente era diverso da quello nostro. Era un... In che senso? Niente, vai avanti. Vabbè, al di là delle masturbazioni precoci e la scoperta del proprio corpo, sì, che ognuno faceva nell'intimo della propria casa. L'acne. Vabbè, ero troppo giovane. I primi segni di miopia. Sì. Però stranamente non porto gli occhiali, ma vabbè, questo è un altro discorso. Devo dire che quello, quando dicevo o adattamento o morte, sì, era perché o uscivi da casa e avevi a che fare con gli altri bimbi e gli altri ragazzi per giocare. Bellissimo. Oppure ti facevi nel culo e crepavi da solo nella tua cameretta. Che, per carità, io ad oggi, per esempio, stile lockdown, no? Periodo lockdown, io sono stato, in grazia di Dio, da solo a casa. Oh, quanto ti capisco. Però ti sei messo il pile? Sì. Ma io no, che mi hai messo? Io ero nudo. Nudo. Ok. No. Però da bambino un po' di socialità in più era necessaria. Quindi o ti adattavi all'ambiente esterno, quindi facevi amicizia, no? E creavi le prime comitive, oppure... morivi da solo. Come ha detto Marco, no, sostanzialmente le comitive poi se ne vivevano tante in comitiva, gente che entrava, gente che usciva, comitive che si allargavano, che si restringevano, un po' come le mutande di Jonah Hill, se vogliamo, avevano un destino molto vario, insomma non si sapeva bene l'intensità della cosa, però sostanzialmente la cosa bella secondo me degli anni 90 era soprattutto il fatto che si scendeva in strada a giocare, si socializzava, sì, e con quel famosissimo pallone quale? Il nome, si trascorrevano i pomeriggi migliori del mondo appresso a battimuro. Ha detto mondo, ho sentito mondo, era quello il pallone. No, mio Dio, non va bene. Però possiamo dire che Super Santos, no, cioè, ha unito veramente dei popoli, cioè. E a proposito di unione, io domando ai nostri ospiti, che in realtà erano un po' più piccolini di noi negli anni 90, qual è stato per loro l'anello di congiunzione tra gli anni 90 e il loro periodo, sostanzialmente, perché ci saranno state influenze che derivavano dagli anni 90 ma che si sono protratte anche in anni successivi, che magari hanno influenzato la loro gioventù. Ti diranno il porno, sicuramente. Quello non è solo gli anni 90, però sì, secondo me. Cioè, esatto. Però ci dimentichiamo che 90, noi negli anni 90 ancora guardavamo il Postal Market. Grande. C'era telecamere. C'era telecamere e basta. Calmi. Cioè, allora, è aperto una, con questa cosa che hai detto, hai aperto una voragine all'interno di Super Santos che si era dimenticata, che era andata lì, è dimenticato io, perché devi sapere che ci sono due fazioni, ovvero Postal Market e Teletutto. Ma che teletutto, ragazzi. Vabbè. Arriveremo dopo a questo. Quello che appunto volevamo, giustamente, come vi chiedeva Davide, vogliamo sapere, anche se eravate, diciamo, piccolini, eravate bambini, però comunque penso che adesso da grandi avete riscoperto un po' gli anni 90, magari con, non so, la tecnologia, dei fumetti, delle serie TV. C'è qualcosa che vi ricordate? Allora, io ricordo tantissimo con invidia bestiale, quando ero piccolo, c'era sto ragazzino che aveva delle scarpe con le rotelle dei pattini sotto la suola delle scarpe, e le poteva alzare fuori. Ah, cosa? Mamma mia, l'odio! Che lui noi scendevamo giù in cortile a giocare, avevo 5-6 anni, 7 anni, e lui per le discese si lanciava, e noi, Antonio, beh, ormai posso fare nomi, tanto... Sì. Antonio, ma
Ah, facci... Non gli puoi chiedere facci provare le scarpe, cioè. Però gli dici, sai, dove le hai prese? Dove si prendono? E lui ti fa, non ve lo voglio dire perché queste le ha comprate, me le ha comprate mio padre. E tu rimanevi male. Ci rimanevi male, sì, ma ti assicuro che il 90% di quelli che dicevano così, indossando quel tipo di scarpe, sicuramente spariva per settimane perché era rimasto sotto, intorno o spiattellato qui e là da qualche parte o da qualche motoveicolo, me lo auguro. Comunque, continua pure, è un'altra storia la mia. Però, sì. Questo perché ho detto questa cosa? Perché... cioè, all'epoca tu non avevi modo di reperire informazioni come ce l'avevi oggi. Anche perché eri più piccolo, no? Sicuramente. Quindi. Però tu, cioè, se c'era il passaparola e basta. Però ti posso dire una cosa: quell'informazione che poi tu riuscivi a reperire ti rimaneva in testa. A differenza di. Era oro. Sì, era oro. Perché era un qualcosa che tu realmente cercavi, non venivi bombardato. Era un qualcosa che tu ti andavi a cercare. Bravo. No, ma più che essere bombardati, secondo me, prima c'era proprio. Ma questo, vabbè, vale anche per gli anni 80, anni 70. Prima c'era proprio il fatto che tu volevi sapere, conoscere, scoprire. E chi era più grande di te, magari, te lo tenevi stretto. Perché magari da lui potevi. Oggi invece io vedo tanti ragazzini che magari, che so, ti dicono 800 tera di film. Sì, vabbè, sti cazzi, però hai visto solo l'inizio, ma neanche. Invece prima c'era proprio questa cosa. Sì, c'è un po' di rispetto in più, diciamo, come posso dire, rispetto tra parentesi, tra virgolette. Sì. Ma voi nelle vostre zone avevate difficoltà in quegli anni a reperire cose, per esempio sotto l'aspetto nerd, no? Che so, console, fumetti e quant'altro, avevate difficoltà a reperire oppure c'erano negozi specializzati? Ah, su console no, cioè alla fine si trovava parecchio, cioè c'era parecchia roba da quel punto di vista. Fumetti e comics assolutamente nulla, zero. Okay. Non c'era niente, al massimo qualcosa nelle edicole che potevi trovare, che arrivavi in edicola, ma per il resto nulla. Assolutamente. Era un settore che ancora non si sviluppava nemmeno in una fumetteria, perché qui le abbiamo avute, ma poi nel tempo sono sfumate, appunto. Che poi la cosa proprio bella delle edicole, diciamo, che per molti, anche per Campobasso, possiamo dire che per noi erano le prime fumetterie che abbiamo visto. Per me la cosa più bella era aspettare quell'uscita mensile, no? Che poi tu, quando prendevi quel fumetto, te lo aprivi piano piano e ti sentivi quell'odore di carta nuova. Ragazzi, lo so, mi avete ricordato un trauma della mia infanzia. Il topolino ogni mercoledì. No, aspetta. Mi avete ricordato un trauma della mia infanzia. Ragazzi, perché? Io ero un piccolo lord e Postal Market arrivava a casa. Che cazzo. Allora. Tu eri uno dei pochi fortunati. Tu sei un viziato del cavolo, Davide, perché noi Teletutto dovevamo andarli a nascondere, manco fosse una fase stealth del videogioco. Possiamo utilizzare del letteralmente. Vi posso raccontare una cosa? Vi posso raccontare una cosa bruttissima, cioè di Teletutto, una cosa assurda. Mi è capitata. Questa è vera, Se volete telefoniamo mia mamma, glielo chiediamo. Aspetta. Sì, qual è il nesso tra tua mamma e te? No, aspetta, non arrivare. No. Mi dissocio. Allora, agli ascoltatori di mamma, mi dissocio. In pratica il Teletutto era anche aggregazione, no? Cioè, sì, di gruppo. Vabbè, il Teletutto lo compravi in gruppo, no, si faceva la conta di chi doveva. No, vabbè, dai, cioè, che cazzo, tu facevi la conta di chi doveva andare a comprare il Teletutto, te lo passavo. E io praticamente avevo nascosto il Teletutto, che infatti è stata una cosa imbarazzante a distanza di tanti anni. Avevo una racchetta da tennis e l'avevo messo praticamente dentro la fodera della racchetta da tennis. Ah, sì. E mia mamma a distanza, proprio tipo, vi parlo tipo, che so, di un paio di anni fa, no? Ma qua, sai, sono andato in soffitto, ho trovato quella racchetta. E io ho detto, vabbè, quindi. È stata una cosa veramente imbarazzantissima. Penso che sarei stato più in imbarazzo adesso e non magari negli anni 90. Quindi anche oggi magari devi cancellare i preferiti di internet. Io cancellavo i preferiti mettendo la racchetta da tennis. Sì, quindi adesso devi andare a eliminare anche l'edicolante perché sa troppo. Esatto. Quindi rovinate da questa cosa. È stato un imbarazzo retroattivo. Sì, praticamente sì. Comunque, che stavi dicendo, Valerio, qualcosa su Topolino? Non lo so. Allora, uno, volevo dire a Davide che è letteralmente un viziato del cazzo. Letteralmente. Sì, proprio. Inteso.
No, ragazzi, io, ma allora, io lo spedivano a tutti, bastava abbonarsi a Postal Market. Cioè, non mica ti abbonavi tu a Postal Market, dai, dai. Grazie al cazzo, cioè, okay, però, ragazzi, tutti, Davide. No, comunque il mio trauma era io praticamente in quegli anni iniziava, fine anni 90, iniziava a uscire PK NA, Paperini PK, sì, numero uno. Un fumetto mensile. Sì. Mo, il fumetto sulla copertina riportava una data, che era la data di, diciamo, di ritiro dall'edicola. Cioè, anche se usciva il primo di agosto, c'era scritto 27 agosto. Ok. Per cui lo comprava mio zio, per me. Lui non lo comprava se non era il giorno che c'era scritto in copertina. Quindi andava comprato il 27 agosto, se trovavi un'edicola che ce l'aveva ancora, che era il giorno che veniva ritirato. Io tutto il mese vivevo un trauma. Tuo zio sai che è un ossessivo compulsivo, sì. No, no, ma semplicemente vagliela a spiegare. Ma guarda che esce tra 7 giorni il prossimo. Vabbè, ma te l'ho comprato mo, te lo leggi tra un mese il prossimo. Cioè, non esisteva rimettersi a pari per non rischiare di è una cosa che non ho mai retto. Però ce li ho tutti. Però non ne ho mai perso uno. Non c'era ancora la concezione. Beh, per fortuna, per fortuna. Adesso li puoi riordinare i fumetti, ma puoi ordinare addirittura intere raccolte. Ma sì, se dovessi stare appresso alla mancanza di materiale di allora e l'eccedenza di materiale di adesso, beh, preferisco quella di adesso. Anche se la pubblicizzerei di meno. Ma che ne dite di aumentare un attimino il silenzio tra noi mettendo un bel brano? No. Vai, vai. Thank you.
Ma immagino, immagino che sia uscito un disastro da, per, calcolando il ping e il lag che c'è qua. Non ho sentito Rotamaton, però. Cosa abbiamo Rotamaton? No, non avete sentito un florileggio di peti di elfo, è soltanto un Rotamaton. Vi posso conosce... chiedere una cosa? Vi posso chiedere una cosa? Quando è che partiamo con i Poporopo? Ho una brutta notizia per te, Francesco. Abbiamo già fatto. Ah, ok, vai, vai. Sono contento. Vai. Sei arrivato tardi come gli anni 2000. Ok. Ecco, oh, bellissima questa, bellissima questa. Stavo pensando in questo momento, no, Gigi Doug, prezioso Marvin, eccetera. Sì. Dove sarebbero adesso se non avessimo avuto un po' di tecnologia prima di oggi, ma proprio negli anni 90? Che so, un buon computer che ci avesse concesso la, la facoltà di registrare, la facoltà di... iniziare a fare esperimenti musicali. Sì, se ne facevano già da prima con il Commodore, quello che vuoi, ma penso che anche l'avvento di internet all'epoca abbia imparato a tutti quanti ad andare a reperire suoni e cose varie. Il mio, ricordo ancora il Pentium 2, ragazzi, un Pentium 2 che a 350 MHz, cosa che adesso penso sia ottenibile con un po' di rame, una gomma masticata e un piccolo fattore. D'altronde è quello che usi adesso, cioè quindi non è che cambia. Sì, effettivamente, però l'unica cosa è che è targata Vaio. Qualora c'è qualcuno che vuole regalarmi un prototipo di computer, qualora volessero, però vabbè, lasciamo perdere. No, però gli anni 90 hanno dato una totale svolta, perché con Windows 95 e 98 hanno reso, hanno, diciamo, hanno obbligato IBM a farli diventare tutti i PC compatibili. Quindi io mi ricordo un amico che aveva un Pentium, cioè la marca era Yellow e lui sosteneva che aveva un Pentium Yellow, ma io cercavo di fargli capire che non era Yellow, proprio sosteneva che aveva questo PC potentissimo. Ma alla fine si riduceva in tutto a capire che il tuo amico non aveva un PC Yellow, ma aveva soltanto il disco dei come cavolo sia, dei Coldplay attaccato alla cassa del PC. Che culo. Già, sì. Però di leggere il messaggio di Ludovica che ci scrive: ciao Ludo, ciao. Io sono nata nel 93. Una cosa degli anni 90 che ha caratterizzato la mia infanzia erano i Tamagotchi. Li facevo nascere e poi li lasciavo morire di fame per noia. Fossero una bambina problematica. Ora Ludo, io ti voglio dire una cosa. Io ti capisco benissimo, perché io i miei Tamagotchi non li facevo morire di fame, bensì li facevo affogare nella loro stessa merda. Ma... Allora adesso abbiamo la conferma che sia Ludovica che Davide sono due problematici. Vi ricordate quando voi li facevano la cacchina e tu devi pulire? Ecco, se non pulivi, gli si facevano le mosche attorno e facevano una fine terribile. Ecco, io e Ludovica è come se fossimo Saddam e... non lo so... Satana, che io devo ammettere che sotto questo aspetto ero un bimbo stronzo, perché giocavo solo con le console, quindi mi prendevo per culo tutti quelli che giocavano col Tamagotchi. Quindi... Poi chi è il viziatello? No, sotto questo aspetto lo devo ammettere, non ho mai compatito. Come... Però comunque mi sta venendo in mente una cosa. Sì, ora riflettendoci un attimo su quello che ha scritto Ludovica, non mi vengono in mente altri esempi di, passatemi il termine, tecnologia portatile degli anni 90, eccetto il Tamagotchi e il Game Boy. Già che te ne dico uno, dico il Game Gear, era un mattone praticamente con la quale hanno costruito ponti ferroviari. Come farsi le seghe su Teletutto, che cazzo giocate a fare? Io il Game Gear l'ho visto solo nelle leggende, tipo sui murales, nei mondi. Non serviva niente, come quelle console che dicevano mille giochi e poi erano 10 e gli altri cambiavano solo la palestra. Non serviva niente. Quelli che non sapevano che il Game Gear aveva addirittura un'antenna per vedere la TV. Ma lo sai che mi stai veramente... Ma lo sai che mi stai irritando? Scusami. Ma tu hai giocato col Tamagotchi e rompi il cazzo a chi ha giocato a Game Gear? Cioè, ma sei serio? Ha effettivamente...
temprato una generazione il Tamagotchi. Ma che cacchio dici? Sì, ha temprato una generazione che al massimo si lanciava dal balcone se il Tamagotchi gli moriva, dai. Vabbè, quelli ti faccio vedevano anche Superman, quelli che si lanciano dal bancone. Bandiamo Superman, io sono d'accordo. Però anch'io, le mutande vanno messe sotto i pantaloni. Bandit. Ok, le batterie del Game Gear duravano pochissimo. Bravissimo Marco, bravissimo. Una grossa problematica allora era anche la reperibilità delle batterie, per esempio. Le ricaricabili. Poi vi tiro fuori anche un'altra cosa, se proprio vogliamo rimanere sull'ambito. Ragazzi, la serie della Jeep Tiger è appunto okay, quello il Game Gear dei poveri, diciamola tu. No, però ti posso dire che poi davvero io mo sto leggendo una aperta e chiusa parentesi. Sì. Io ora sto, per mia curiosità, sto leggendo il prezzo del Game Gear al 1991. Davide, cioè, ma tu leggi Postal Market e giochi con il Tamagotchi? Ma che cosa vai trovando con gente che leggeva tele tutto e giocava col Game Gear? Ma Game Gear costava $150. Mio padre pagava in dollari, qual è il problema? Io sono sconvolto, avete avuto gli anni 90 di Rockefeller, di Richie Rich. $150 per il Game Gear, sul serio. Ma la cosa bella sai qual è? Adesso spendono 250.000 lire. E spendono 70 euro per FIFA. La PS Vita degli anni 90. Voglio dire solo questo. Non puoi fare il paragone con i prezzi di mo. Non voglio fare il paragone. Però $150 nel 91... Ragazzi, sicuramente, ma questo comunque è stato per tutte le console, Davide, non solo per il Game Gear, capito? Cioè, parliamo che tutte le console, cioè se tu prendi una PlayStation, costava 50.000 lire. Una PlayStation 2 quando è uscita costava parlo di console portatili. No, ti voglio far capire che purtroppo comunque se tuo padre guadagnava 2 milioni uno stipendio normale di uno statale, comunque è normale che costasse $150. È come se oggi, cioè non è che è tanto diverso magari se oggi ti va a comprare, che ne so, un Nintendo DS. Siamo d'accordo, ma parlando di console portatili, il Game Boy costava la metà della metà. Cazzatona, in diretta sì. Ti posso dire che il Game Boy costava circa 200-250 mila lire. Attenzione. Ma quale Game Boy? Ci stanno diverse versioni, però la prima in assoluta è l'equivalente di $94. Convertire in lire, ci sei? Comunque molto di meno, comunque molto di meno. Comunque, vabbè, rispetto a 150, ok. Beh, ma quella era la TV che... Però dai, voglio dire, potevi farti le mini seghine nel bagnetto. Parliamo pure, sì, ma parliamo pure che il primo Game Boy fino al Color comunque non erano a colori. Cioè, capito? Scusami, il primo Game Boy, poi dopo dal Color in poi. Quindi stiamo parlando poi col Color e con l'Advance che hanno introdotto il colore. Costavano un po' di più, però se mi fai il paragone anche quello, capito che ti sto dicendo tra i Game Gear. Era un modo per sputtanare il Game Gear e fanculo il Game Gear, cioè il Game Boy. Va bene, abbiamo capito che non sei mai riuscito ad averne uno. Guarda, ti posso dire una cosa, l'esperimento più brutto sulle portatili che ha fatto la Sega non è tanto il Game Gear, ma è il Sega Nomad, che è una console che in pratica tu utilizzavi le cartucce del Mega Drive, che infatti non erano genialata, e oggi è tornata di moda, costa tantissimo perché ora stanno uscendo tutte queste console del cazzo portatili che emulano le vecchie console. Il Sega Nomad è tornato un sacco in voga perché tu con le cartucce le inserivi dall'alto e giocavi col Sega Nomad. Quello è stato un grandissimo flop da parte di Sega. Ma no, ma che poi davvero mi chiedo, te lo chiedo davvero sinceramente, da persona che essendo stata dall'inizio di fazione Nintendo, cioè col Game Gear che era della Sega, cioè che cazzo si giocava nel 91? Sonic e basta, che cazzo giocava nel 91? Questo o se le cerca, se non sai le cose, che cavolo. Ma allora ti dico, c'erano giochi come già che ti dico Shinobi, capito? Cioè tutti, ma stai scherzando? Ma passato la Sonic, giocavi sulla PlayStation a Shinobi, che cazzo ci devi fare? Che tu non capisco, scusami. Shinobi poi ci giocavi sulla PlayStation, perché poi era anche prodotto. Davide, il vero Shinobi per console uscito per Master System. Il vero Shinobi. Quindi non rompere.
quello è il vero Shinobi. Sì, è il vero Shinobi. Porca troia, mo mi sto veramente mi stai facendo veramente incazzare. Pietro, mi passi popcorn un attimo, scusami. No, comunque, comunque tu che fai tanto di Nintendo di sto cazzo, se tipo se ti posso dirti una cosa sui flop degli anni 90 da parte di Nintendo, la più grossa puttanata, e ti dico che sottoscritto ne ha uno, ma solamente perché per tenerlo lì così. La più grande puttanata che ha fatto Nintendo negli anni 90 è stato il Virtual Boy. No. Il Power Glove. Boom, aspetta, boom. Aspetta, però sul Power Glove ci hanno fatto un sacco di soldi col piccolo mago di videogiochi, e lì ci hanno fatto un fottio di soldi. Ci hanno fatto il Virtual Boy, loro che cosa hanno fatto? Hanno preso questa console che si reggeva su un piedistallo e aveva il sistema di quello praticamente basato sulla stereoscopia. Mettevano due immagini una a fianco all'altro e si entrava in 3D, solo che le immagini erano un rosso acceso, e loro l'hanno pubblicizzata come una console portatile. Ah. Quello è stato veramente un flop. Quello è stato veramente un grandissimo flop. Per concludere, scusami, perdonami il discorso console, io ti voglio segnalare il messaggio di Tommaso Giannotta che ci scrive: io lo dedico a te questo, Francesco. Io degli anni 90 ricordo le ore passate alla Dreamcast. Sfido a vedere chi la conosce. Allora Tommaso, ne abbiamo parlato di brutto la scorsa volta, davvero, quindi ti invito a recuperare la puntata e iscriverti al canale, assolutamente. La puntata delle console dedicata alle console war, sì, esattamente. E abbiamo ripercorso un attimino E tra l'altro sul Dreamcast c'era una correzione da fare a quei bastardi di Wikipedia, no? E però aspetta, quei bastardi di Wikipedia può essere anche tu, non è che qualcuno. Che cosa? Scusami, cioè, quei bastardi di Wikipedia la puoi fare anche tu la correzione, non è che devi aspettare che qualcuno la faccia. No, è troppo uscito per leggere su Wikipedia. Allora, perché hanno scritto un abbonamento dietro di almeno un 40-50 dollari al mese, Francesco. No? Addirittura hanno scritto che una console a 32 bit. Io vorrei ricordare a quei bastardi di Wikipedia, chi ha scritto quel cazzo di articolo, che è l'unica console insieme alla PlayStation 2 che si può dire una console a 128 bit. E qui la chiudo. Per chiudere definitivamente, Marco Paglia ci scrive: ragazzi, ma avete visto l'annuncio del Game Gear Mini, grande come un portachiavi? Sì. Duro col Game Gear, evidentemente ve lo comprate sicuramente, certo. Ma assolutamente no, la mia mano è grande quanto due hard disk, quindi non vedo perché possa operare su un qualcosa del genere. Quello che non capisco di queste cazzo di console mini, cioè io veramente faccio molta fatica, non ne ho neanche una, ma io non capisco una cosa: tu mi fai la console in HD, è come quelli che si comprano la piastra per i dischi con la USB, con l'entrata USB. Allora, la cosa bella di giocare a una console anni 90 è il tubo catodico, antenna o presa a scarti, perché tu volevi, quello era il fascino. Ma perché giocare a Super Mario in HD? Ma poi che cazzo di HD è? Hai ragione. È solo uno stretch sulle come si chiamano? Ci doveva vedere un po' malino, ci doveva essere quello statico che dava. Ma appunto, è come se tu prendi uno che è appassionato di vinili, si compra 800 vinili e poi dopo però si ascolta la piastra con l'USB, cioè veramente è una cosa assurda. È come guardare la TV sul Game Gear, praticamente. Vabbè, comunque io nel frattempo che faccio vedere sul mio Game Gear che non me ne frega un cazzo a Davide, se possiamo mettere giusto un brano. C'è possibilità che durante il brano partano delle coltellate, vi avviso. Non ci saremo più a ricordo. Dopo c'è la mega classifica delle schifezze. Like the blood on my door.
minds in darkness. Wipe the blood on my door. It's the generator. Dite la verità che mi state invidiando. Io sono bassista. Comunque, io vorrei questo solo dire il B-side dei Bad Religion. Esatto. Questa è la sigla ufficiale di qualsiasi classifica di Super Santos. Con il primo morto migliore le storie tese. Sì, ogni puntata verrete a farla in diretta. Dal vivo, esatto. Comunque, oggi vi propongo questa pseudo classifica che ho deciso di non metterla in ordine, diciamo, di bruttezza come volete voi. Ho deciso di prendere tutte quelle cose degli anni 90 che si spera non possano tornare mai più, oppure che hanno fatto, diciamo, che ci danno brutti ricordi. Allora, partiamo subito da questa. Era il 1996, e non so se vi ricordate il film Romeo più Giulietta, quello con Leonardo DiCaprio. Sì. Se non sbaglio fu proprio il primo di DiCaprio. Credo di... Vabbè, diciamo primo magari... No, primo no, perché poi... Magari il secondo, to al massimo. Comunque sì, un giovanissimo no, DiCaprio. Lui lì è diventato famoso perché poi mandrie di ragazzini andavano dal proprio barbiere, che era chiaramente un barbiere, vedete che ancora è reduce degli anni 80, cosa importante, e portavano la foto di DiCaprio, no? Dicevano, guarda, mi fare i capelli proprio così, cioè io vedi così. Da allora, mai nessuno riuscì a riprodurre quei capelli, però a parte una nuova moda, ovvero per strada camminavano solo cappelle. c'erano cappelle ovunque, perché c'era questa frangetta che partiva dal davanti e faceva tutta la testa, no? E sì, il classico, diciamo, effetto scolapasta. Ma in pratica era il mondo prepuzio di Caprio, letteralmente. Sì, bravo, bravissimo, hai capito tutto. Oggi vedo che siamo sul pezzo io e te, cioè vedo che proprio... Che pezzo? Io penso che quel tipo di pettinatura ricorda molto, per i più esperti, ora dirò una cosa abbastanza di nicchia, sì, il dottore di La Clinica dell'Amore, o Genki Clinic, non sì, so se ricordate, di Haruka Inui. Quella pettinatura là. Bravissimo. Madonna, ho bruciato, e vai. E infatti, scusami, quando lui abbassava la cerniera, cosa usciva? Lui. Che forma avevano i capelli? Cappello. La DiCaprio. Oh, ecco qua, la DiCaprio. Dobbiamo anche però di un'altra cosa, le treccine all'indietro e i capelli a spazzola gelati, quelli a ciocche, quelli fatti praticamente ossigenati. Madonna.
poi è arrivato il frisé, che io non ho mai capito che c'è, cioè, la cosa più orrenda del mondo, orrenda, una donna proprio non... orrenda. Possiamo... Aspetta, tu hai capelli lunghi, no? Sì. Non funziona su una donna. Io vorrei dire a Valeria se può magari provarli su di te. Magari possiamo trovare un senso ai frisé. Che ne pensi? Guarda, penso piuttosto che mi faccio i capelli a cappella, piuttosto che farmi vabbè, la faccia già in metà del lavoro. Comunque, sì, infatti, prosegui. Comunque, ricordiamo poi un'altra cosa, che oggi quelle ragazzine, oggi sono donne, hanno tutti quanti dei gran problemi e reni, l'ombelico scoperto. Però quanti sogni ci faceva fare con l'ombelico scoperto? Sì, ma il problema, ragazzi, cioè, anche con il campo basso è conosciuta, perché ai tempi, a settembre, già c'era il gelo fino ad agosto, e comunque tu vedevi queste ragazzine che giravano con questo ombelico scoperto. Però le stesse ragazzine, non so se vi ricordate, giravano anche con, no, le sneakers con le zeppe XXL. Ma Cristo, ma quelle ancora quello è il problema. Sono tornate di moda. Però negli anni 90, siccome ancora non c'era una preparazione, camminavano tutte quante con la schiena dritta e la parte bassa sembrava come se stessero camminando su una superficie inclinata. Posso fare un appello, ragazzi, sì. Una cosa abbastanza seria. Sì. Care signore, donne con le zeppe, sì, se portate le zeppe, sì, al di sotto del, e se la vostra altezza è al di sotto di 1,65, si nota. Secondo me una scarpa alta può andare su una persona alta, perché ma altrimenti infatti... camminate tipo AT-AT di Star Wars. E questo ti ho detto, camminano. Sì, no, cioè, è quello che ti ho detto. Sì, ma... mi sa moscia il tramezzone a vedervi, cioè proprio, vi prego, grazie. Te l'ho detto prima, hanno quell'effetto di schiena dritta e sembra che stanno camminando su una superficie inclinata, capito? Cioè sembra che stanno scalando qualcosa però con questa schiena dritta. Le scarpe col tacco in avanti praticamente. Però un'altra scarpa che almeno ognuno di noi, voglio dire, quando eravamo ragazzini, sì, che abbiamo odiato i nostri genitori, sono le jelly shoes. Non so se ve le ricordate. No. Sandaletti di gomma aperti. Sì. Allora, ragazzi, da male. Trasparenti e brutti come la fame. I vostri genitori, quei sandaletti, ve li facevano mettere 24 su 24, perché anche il bagno devi fare con quei sandaletti. Sì, e provocavano vescighe, sanguinamento. Ma ragazzi, sì, erano pezzi di plastica dura ai piedi. Sì, si attacca. Per non parlare di quelle altre scarpe che solitamente erano scure, sempre stile sandali, però con gli occhietti davanti, cioè quelle da comunione, tipo quelle estive da catechismo, per esempio. Che cazzo di comunione hai fatto? Vabbè, io ho fatto la comunione col sangue. Poi ti spiego. Ma dove con le scarpe più che altro, con gli occhietti? Fammi capire. Era quel giorno del mese, praticamente. Era quel giorno del mese per una settimana. Hanno fatto la comunione le suore, non lo so. Dalla chat ci ricordo. Questa i tatuaggi cosa è ancora al vaglio degli inquirenti, ragazzi. Andiamo avanti. Io però ho una domanda per i ragazzi di Benevento. Sì. Anche lì le ragazze si combinavano di questa maniera? Anche peggio, no? Ecco. In realtà deve cadere un mito. Noi siamo acquisiti a Benevento. No, aspetta, okay. Siete degli impostori. Siamo degli impostori. Allora, secondo me, come ho detto prima, secondo me voi stavate tentando di forzare la porta di casa Amedei, sì, e vi ha trovato dentro e vi siete spacciati per quei due che aspettavano. Assolutamente, cioè, sì, così. Assolutamente sì. Oh. E, no, io vengo dall'altra parte del Matese. Ok. Però era esattamente la stessa cosa. L'ha detto come per Berlino Est e Berlino Ovest. Sì, ma è così. No, cioè, dove di preciso? Piedimonte Matese. Ok, vabbè, quindi abbastanza anche vicino al Molise. Sì, insomma, c'è solo una montagna che ci separa. Sì. Ma Mordor. Ecco. Sì, esatto. Comunque no, anche nel paesino. Mordor Matese. Esatto. Anche nel paesino era esattamente così. Era abbastanza uniforme la cosa, anche perché poi... No, che poi c'è da dire che il paesino è peggio, perché il paesino imitava la città,
quindi la ragazzina di paese era ancora più brutto, perché filtrava il brutto della città. Il tuo collega invece anche lui è di adozione beneventana? Sì, allora io in realtà sono della provincia di Napoli. Ok. Mi sono trasferito quando avevo 8 anni a San Salvatore Telesino, che è un paese che è impossibile. Ah, Telese. Ok, posso. No, no, lo conosco. No, no, se, poi te lo dico io, è passato dall'altra parte quando è caduto il muro di Matese. Sì, sì. Esatto. 7 agosto 96. Posto di Telese. Sì, sì. Posto di Telelma. Ecco. No, che poi aspetta, togliamo questi dubbi, cioè le terme non sono di Telese. Ecco, è finito. Ma perché avete sollevato un problema che non dovevate sollevare? Ma eravamo agli anni 90, siamo finiti alle terme. Mo parte il political incorrect. No, in faremo una diretta apposta. Ecco, le terme. Sì, assolutamente sì. Certo. Comunque ragazzi, adesso è il momento in cui veramente mi piange il cuore. Allora, aspetta, fatti rubare un attimo, perché Giulia Deb ci ricordava in chat i tatuaggi tribali sopra il sedere. Signori, i trasferelli. Madonna. Tatuaggio tribale, la cosa brutta del tatuaggio tribale è che se lo facevano tutti era un po' come la scritta cinese, no? Che tutti se la facevano, ma non sapeva che cazzo significasse. No, quindi tutti si facevano la ragazza col tatuaggio tribale sopra il sedere perché magari ai tempi era un'idea strafiga farsi il tatuaggio tribale sopra il sedere. Ad oggi, no, quando vedi una ragazza, non so, al mare o quindi un po' più age, insomma, rispetto a quando se l'è fatto il tribale, voglio sperare, vedi una ragazza col tribale sopra il culo, ora scusatemi, sarò politicamente scorretto, ma cosa pensiamo tutti? Che è una grande, quella è una zoccola. Ragazzi, io faccio un appello a tutti quelli che ci ascoltano, ai miei amici: quando vi volete fare un tatuaggio, pensateci su 3, 4, 5, 10 volte, perché quello che può essere cool e strafigo oggi, domani può essere una tresciata. Ma io già me lo vedo, perché noi siamo stati quest'anno sta andando di moda il tatuaggio subito sotto il seno. Ah, sì. Quello tipo comunque a mezza luna, insomma. Vabbè, anche sulla anche sulla coscia. Sì, no, vabbè, però io quello lo immagino che invecchia un po' male, insomma. Sì, il tatuaggio sul ventre. Non lo vedi più con l'età. Però guarda, paradossalmente è meglio. Perché almeno quello non lo vedi. Quello sul basso ventre, insomma, sulla bassa schiena, sul culo. In alcune situazioni è evidente. È un simbolo inequivocabile. Ad oggi il tatuaggio nei polaretti, quella d'acqua. Ecco. non scherziamo. Ma poi vi ricordate che per togliere i trasferelli sfregavate sul braccio? Ma sì, ma che ti portavi i peli? Testosteronici, cioè, quei quattro che peli che c'avevi. I peli. Bravissimo. Trovavi un dreadlock di dolore e colore. Perché allora io mi ricordo prendevo quella parte dura della spugna, no? Quella ruvida. E ti veniva un bacio rosso come l'inferno, porca miseria. Che belle le torture degli anni 90 erano queste, eliminare i trasferelli e... Comunque Davide, per collegarmi... E mangiare i polaretti, perché ora non voglio lo sponsor polaretti, ma i polaretti facevano schifo al cazzo. No, più che altro perché... Quello buono era quello all'arancia. Ma gli yogurt che diventavano gelato. Bel buonissimo. Non funzionavano mai. Esatto. Non funzionavano mai. Li tenevi 3 giorni in congelatore, cacciavi fuori la stecca e se ne cadeva. Cioè, quanto facevano cacare, ragazzi. Sì, perché erano miscelati con il paraflu e non lo sapevamo, anche perché le norme alimentari all'epoca erano un po' scarse. Ragazzi, ma vogliamo parlare del culto proprio, cioè il Winner Taco. Madonna, che cosa hai ricacciato. Però c'è stato il revamp qualche anno fa del Winner Taco, ma non era la stessa cosa. C'era troppo poco. Un attimo, vi faccio questa domanda che è proprio filosofica. Sì. È cambiato il Winner Taco o siamo cambiati noi? È la stessa cosa che ci siamo domandati anche noi quando l'abbiamo preso. Esatto. E ti posso dire con assoluta certezza c'era più caramello.
Sì, questo sì me lo ricordo. Questa è la risposta. Sì, bravo. Allora, Caramella che ti inzozzava fino all'orecchio. Esatto, di caramello. Esatto. Eppure forse eravamo più piccolini noi e quel po' di caramello ci sembrava un chilo di caramello. Non lo so. Fatto sta io comunque una petizione che ho sempre voluto fare, non l'ho trovato più, era il Magnifico. E il cono, era un cono se non sbaglio. Era una bomba nucleare di calorie. Tipo era di zuccheri. Era tipo alto un metro. Ma c'era proprio una composizione che se noi quelli dall'Algida lo componevano a 20 persone. Tra noi c'era un metodo di misura. Quanto dista da qui a Ferrazzano? Noi facevamo 15.000 magnifico. Pensavo che voi calcolaste il tempo che ci voleva di corsa dopo aver mangiato un magnifico. Bastava però no, non li mangiavamo, li guardavamo e 5.000 lire. Chi cacchio ce l'aveva? Sistema internazionale magnifico. Proprietario per il gelato, poi però 150.000 lire di Game Gear, sì. Sono 150 magnifico. Io il gelato l'ho fatto a casa. Che a casa proprio i soldi, poi fuori no, non mi posso. No, mi fai dare uno sfar tuo, bastardo maledetto. Il problema, ragazzi, ragazzi, che il magnifico era un gelato creato che te lo doveva comprare lo zio che ti veniva a trovare. Da sopra con i soldi. Perché coi soldi. Tu, tuo padre, non te l'avrebbe mai comprato un magnifico. Però quando tornava lo zio, il magnifico. Era quello il punto. Però, visto che voi mi state parlando così tanto di estate, io vi devo dire una cosa molto triste, tornando alla classifica. Allora, immaginatemi, bimbo, piccolino, no? Che giravo con questo boxerino tutto a cuori, no? Sì. Ed ero al bar. Ma erano le mutande o erano? Infatti. No, io portavo proprio questi boxer un po' strani, così, ma un po'. Okay, vabbè. Cioè, volevi le botte già da piccolino, praticamente. Sì, però. Non è cambiato molto. Ragazzi, ma appunto, Marco ti ha detto che cazzo è cambiato niente. Cioè, mi vesto come prima. Comunque, voglio dire. E il punto è questo. Io mi ricordo con la mia bella aranciatina, ero lì e c'era. Ed era il 17 luglio 1994. A che precisione? Allora, praticamente era lui, no? Il FIFA World Player, il ragazzo, il pallone d'oro, addirittura era soprannominato il Raffaello del calcio. Ma avrebbe mai potuto sbagliare il rigore nella finale di USA 94? E quindi, se Valerio mi può ricordare quel momento. Scusate, Taffarelli. Ecco Roberto. Perché Roberto? Perché? Alto! Il campionato del mondo è finito. Perché? Lo vince il Brasile. La delusione. Anche i migliori, ahimè, ogni tanto sbagliano. Perché sai cosa? Noi ci aspettiamo che i migliori siano sempre infallibili. Sì. Cioè che solo perché sono ok, bravi. Però no, non siano più umani. Ma sai perché mi sta sul cazzo adesso? Sai perché poi Baggio mi stava sul cazzo? No, ascoltami. Non so se ve la ricordate. Baggio, dopo poco tempo, ha fatto una pubblicità della Wind. Mm-hmm. Dove in pratica hanno rifatto tutta quella scena, però dove il rigore lo segnava. Sì. E quindi cioè, sei uno stronzo, tu quel rigore l'hai sbagliato per più di fare la pubblicità della Wind. Sei un bastardo. Ti devi vergognare. Per i soldi ci hai fatto perdere un mondiale. Complotto delle lobby di Magnifici. Ragazzi, esatto. Ragazzi, comunque sia, la vera pubblicità della Wind di Baggio avrebbe dovuto recitare così: prende il segnale anche fin dove ho mandato il pallone. Però scusate, lasciatemi aprire una parentesi. Oddio, forse. Sì. Vabbè, correggetemi se sbaglio, perché ora mentre la pensavo mi è venuto un dubbio. La pubblicità più figa, sì, e sottolineo figa, e adesso capirete perché, era quella di Megan Gale con la Omnit. Davide, il cane Davide, di Fiorello, il cane di Fiorello. Davide, scusa, se ti stai un po' zitto, ci arriviamo. Vi posso raccontare una curiosità su Baggio? Ti dirò dei particolari, Ok. Di Valerio. Allora, praticamente un po' di tempo fa scoprì questo tweet di una nota pornostar, si chiama Madison Ivy. Sì. Che dichiarava che sappiamo che ci sta ascoltando. Aspetta, sì. Esatto. Vale, scusa, com'è che si scrive? Madison IVY. IVY, tipo Poison Ivy. Esatto, però è Madison. Torno su.
torno subito, mi metto un attimo in muto. In aereo. Lei che sta venendo in Italia. Lei che sta venendo in Italia. Usa altre parole, vale. Sto andando a trovare Roberto Baggio. Sì. Cioè, ma serio? Cioè, sì, lei di Baggio ha sbagliato il rigore per fare la bruciata da un mento e perché doveva. Ragazzi, le sta riportando il pallone. Ah! Ragazzi, prima di mandare il pezzo che Valerio puntualmente ci lancerà, io ci tenevo a leggervi qualche messaggio. C'è Medcar rapidamente, c'è Mad Carmine che ci ricorda, o meglio, che ci fa presente, parlando di polaretti e di roba da mangiare, che lui metteva il cucchiaino nel barattolo di Yomo alla fragola e poi tutto in congelatore, quindi capito, poi shoppava cucchiaino e tutto e faceva un gelato alla yogurt. Geniale. Ma Peppe, che ci ricorda Peppe che ci ricorda la Coppa Rica e il whisky Rico. Ludovica. Whisky Rico. Sì, quello al whisky, quello era il più buono. Anche sì, perché a me la Marina mi ha sempre fatto cacare, quindi Coppa Rica neanche. A tutti sono messi di sapone, chi si mangia la Marina, c'è qualcosa di. Esatto, d'accordo con te. Come si mangiava, come si chiamano le Kinder Brioche con la ciliegia in mezzo, con la crema di ciliegia là. Mamma che schifo. Comunque il signor Pietro qua a fianco. Qui vediamo. Abbiamo trovato una bestia di Satana. Esatto. Ed è a casa mia. No. Cioè c'è le merendine con la ciliegia. Comunque Davide, ma c'è un mondo di merendine e prendi quelle alla ciliegia. Ma che problema? In un mondo dove esistono le Kinder Paradiso che uccidono la gente, perché devi mangiare? Esatto. Gli ottivi aria e zucchero e zucchero a velo e morivi malissimo. Era un problema, delle metti in bocca. Vabbè, tante volte abbiamo morso il cartone delle Madonna. Comunque, scusate, Ludovica ci ricorda anche le palle gommose, e questo è un ricordo che io. Incredibile, le palle gommose piene di un liquido strano che era sempre rosso, bluetto, trattate con coloranti cancerogeni e amianto. Vabbè, dopo ma i coloranti, la Crystal Ball. Ma i coloranti erano un must. I coloranti c'erano erano anche le Crystal Ball. Peppe di nuovo, la mano viscida che usciva dalle patatine era fantastico. Che si impolverava ogni 3x2 e raccoglieva tutto lo schifo di casa. Quella era la mano viscida. Lo Swiffer 1.0. Swiffer anti-litteram. E si appiccicava ovunque puntualmente, come ci ricorda Giulia, andava a finire penzolando sui soffitti delle auto. Sì, ma penso che tantissime cose, però rimandiamo tutti questi discorsi alla fine di cultura pop che ci hanno segnato nel bene e nel male dopo il pezzo. Dovevo finire la classifica prima. Scrub is a guy that thinks he's fly and is also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke ass soul. No, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you nowhere. No, don't want none of your time. And no, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging on the passenger side of his best friend's ride.
E dedichiamo questo pezzo a Andrea D'Angelo, che si trova in zona podio. Marco mi ha detto, lui sa perché. Sì, è una dedica che dovevo fare. No, ragazzi, siamo a tua disposizione, tranquillo. Dopo, quando si parla degli anni 90 mi viene questa voce, parlo sempre così, quindi non so. Quello d'eco, sai, proprio giusto per concludere, perché qualche pezzo di merda prende il mio posto e non va bene questa cosa qua. Comunque, giusto per finire la classifica, un'altra cosa, altre cose che io vi volevo tirar fuori, e qui è un'altra mia, diciamo, brutta, diciamo, brutto ricordo. Sì. C'era quella pubblicità che faceva più carino. Ok, ora il punto è questo: noi maschietti avevamo le bulbe. Francesco, non ho capito bene, me la puoi rifare? Siamo le lichelli, le tue scarpine, oh yeah! Sono le lichelli più carine, oh yeah! Allora, ho registrato perché l'ho messa come suoneria al telefono. No, io la metterei come sveglia, ok. Ma allora, anche no. Marco, che aveva le Bull Boys, sì, perché andava nei boss. Questa è la versione in agonia, dire. Ragazzi, live, mica codica. Però il mio problema qual è stato? Che, se non so se vi ricordate, e infatti io da allora ho iniziato a collezionare retro games, le Bull Boys non mi hanno mai regalato il videogioco. Ah. Vi ricordate il videogioco, sì, delle Bull Boys? Io ce l'avevo ed era un plasticotto incredibile. Sì, però non avevi Game Gear. No, vabbè, sì. C'era solo la foto di Metal Gear. No, scusa. C'entra Metal Gear. No, ha capito, Metal Gear Z che è Game Gear. Allora, ma hanno fatto per un periodo sostanzialmente una sottomarca nella quale nella confezione, ma ve la ritrovo, c'era tipo la foto di una foto pezzotta di Snake di Metal Gear. Ma dove? Mo ve la seta, ve lo faccio vedere. Ma con le Bull Boys. Ti giuro. Ma ve lo ci credo, ma guarda, mi incazzo ancora di più se è successo una cosa del genere. Ve lo cerco subito. Vabbè, comunque, andando avanti, nel frattempo che cerchi, un'altra cosa secondo me che spero non tornerà mai, perché tra i genitori, non si sa perché, i genitori anni 90 erano molto euforici di questa cosa, le sigarette finte per bambini. Non so se vedi. Ah, che facciamo la neve, tipo? Sì, che cioè, tu praticamente andavi in villa comunale, vedevi sti bambini di 5 anni che fumavano. Cioè, tu che cazzo. E questa cosa è una cosa orrenda proprio da se vedere. Ci pensi, è una cosa abbastanza italiana. Cioè, tra i luoghi comuni, in effetti, che all'estero hanno degli italiani, c'è quello che i bambini fumano da piccoli. Sì. Vabbè, adesso lo fanno davvero adesso, però negli anni 90 è abbastanza inquietante. Invece, per te, che me l'hai anticipato, pensa un po'. 50.000 lire di traffico e più 10.000 lire di ricarica. Ci avevano rotto il cazzo con la ricarica della Omnitel. Cioè, questa era la Mega, me la ricordavo, la Mega. Basta. Ragazzi, a proposito di quei 10.000 lire di costi di ricarica, l'antitrust, sì, ha fatto il culo come una manica di cappotto a TIM, Wind, sì, Vodafone e tutto il resto, perché quei 10.000 lire erano rubati. Continua pure. Ah. Ok, ora con questa, che è la penultima, poi andiamo alla, diciamo, la prima classificata. Mi farò, diciamo, diventerò nemico e sarò perseguito da tutti i paesi della provincia di Campobasso. Perché quando io andavo alle medie ho un'immagine fissa. Tutti voi avrete avuto la giornata di educazione fisica, giusto? Sì, cosa che facevo volentieri. Okay. E io una cosa che mi ricordavo da chi arrivava dai paesi, no? Che a parte il fatto che hanno introdotto una moda per i paesi dell'est, però che è quella della tuta acetata, ma non è tanto il problema della tuta acetata. Perché sotto la tuta acetata tutti quanti mettevano le calt? Perché? Perché? Fateci caso, negli anni 90 tuta e calt sotto. Ma perché? Questo è un ricordo bruttissimo che ho degli anni 90. Ma perché eri costretto a indossarle anche tu? No, io no. Ah, ok. Però, ok. No, ma molto camper, non so se avete presente il genere. Sì, bravissimo. Poi, andando invece al primo posto, e questo interessa un po' tutti, c'erano i complessi, non le band, non i gruppi musicali, i complessi si chiamavano, e in ogni festa, in ogni manifestazione, in
qualsiasi cosa, tutti quanti pensavano di poter fare questo pezzo, che erano tutti quanti bravi a fare questo pezzo, però il risultato era un altro, ovvero questo. Che schifo, che schifo. Però posso dire una cosa? Aspetta, che arriva più bello. In your head, in your head, zombie, zombie, avete capito? Però apprezza le seconde voci, dai. In your head, in your head, sparatemi adesso, questo era quello che noi sentivamo sempre ad ogni festa, ad ogni manifestazione. Scusa, e meritavano le botte. Pensavo fossero due trapper senza l'autotune. Scusate. Poi fuori classifica e concludo i braccialetti rigidi a scatto che erano, che dentro erano dei rivelli. Le manette si chiamano manette. No, erano a parte quelli, erano delle fascette in metallo che andavano a scatto, non so se te li ricordi. Sì, no, ma quelli seriamente dentro, cioè veramente i metri, no? Sì, i metri di metallo, è quello. Ah, sì, sì, cioè sì, dentro sì, sono sì, quello, sì. Sono metri non utilizzati con la gomma fuori. E poi vabbè, ragazzi, che ti davi al polso sbattendoli, sì, schiattati sul polso, bravo, rischiando bravo. L'anemia. Anche e poi chiaramente, ragazzi, il simbolo dei simboli, i ciuccetti ancora oggi vanno forti nelle feste di paese. Davvero? Non sono ancora morti nel mio paese, non sono ancora morti, e ogni volta che c'è una festa con grosso rimpianto non li prendo, perché dico vabbè, c'è una certa età oramai. Però se trovo, diciamo, la bancarella un po' più isolata, quando non mi vede nessuno, uno me lo piglia. Cioè, ma d'altronde senza ciuccetto, che festa. E poi, ragazzi, è tornato pure un po' di moda il cappello da pescatore. Sì, quello è un evergreen. Quello è un evergreen, ma permetti, quello è un evergreen, ma dai 60 anni in poi. Scusa, quello non... Ecco perché, cioè, come un ciuccetto che devi intingolare nell'acido. Penso che te lo mandi lo Stato direttamente al tuo 60° anno di età. Ti arriva in celofanato il cappello alla pescatura. Regione Molise. Sì, parla una persona che si veste con le magliette dell'Unisannio col QR code per entrare sul sito. Assolutamente. Quindi, Spammino, venite all'Unisannio. Che poi vabbè, comunque c'è da dire una cosa, che sì, vabbè, come tutte le mode, la musica ha lanciato mode su mode. Ricordiamo che comunque sì, negli anni 90, a parte gli anni 90 sono state la morte del grunge, che dopo la morte di Kurt Cobain è finito tutto, e quindi non è che voglio dire il grunge tanto, penso che non sia mai stato grunge. Allora tu dopo i Queen adesso anche io volevo spiegare. Ragazzi, credo di dovermi schierare a favore di Davide in questa occasione ti spiego il motivo, ma è un parere mio, prendetelo con le pinze, e lo dico e qui chiudo, perché non voglio. Secondo me i Nirvana in quel panorama là sono stati il gruppo più sopravvalutato della scena. E qui chiudo. Torno nel loro hanno saputo fare tanto, capito? Perché comunque sì, ci sono stati. Allora, guarda, ci sono stati dei gruppi che comunque fanno parte di quella schiera. Non è che proprio sono grunge, per esempio, i Soundgarden. Comunque sia, fanno parte di quel gruppo, anche se fanno un genere un po' diverso. È già post quello. Che cosa? È già post. No, perciò ti dico, è già post. Però comunque sia, arrivano un pochino da quello stile che c'era un po' negli anni 90, perché poi gli anni 90 sono stati un pochino i precursori di, come dire, i video erano sempre uguali, no? Si vedevano altalene che andavano senza nessuno tu, altalene. Sì, Black Hole Sun, dai. Oppure vecchi decrepiti in un angolino che tremavano, diciamo, oppure la finestra aperta con che cazzo guardi, hai visto? È descritto quando entri in paese e sei uno straniero.
Sì, no, sì. Cioè, c'è questa cosa. Perciò dico, i Soundgarden sì, non sono grunge, però comunque fanno parte di un certo tipo di movimento, insieme ai Alice in Chains, a quel genere lì. Alice in Chains sì, sembra un post grunge, diciamo. Sì, fanno parte però... di un post grunge. Che si poi, possono catalogare, secondo voi, per il jam nel grunge? Guarda, alcuni per... album secondo sì. me sì. Alcuni album sì. Secondo me sì. Perché sono molto più validi loro rispetto ai lavori dei Nirvana. Perciò ti dico, capito, comunque gli anni 90 hanno creato questo gruppo che poi quando sì. diciamo è morto si è andato sì. a creare quel, come posso dire, tra il grunge, l'hip hop, il punk, è arrivato il new metal. Vabbè, l'hip hop era anche un po' più precedente, diciamo, degli anni 90. No, insieme. Ok, dell'hip hop, però io ho capito in cosa ti sei andato, cioè ci si è incuneati in un panorama musicale che era molto più sostanzialmente variegato, però ha lanciato davvero tantissime mode, perché se vogliamo, ora tu sì. me lo saprei sicuramente dire meglio, gli anni 90, se vogliamo, rispetto ad oggi, era anche il periodo in cui con piacere, io sì. sinceramente con piacere, nonostante non facessi parte di quella famiglia lì, però vedevo tantissimi più metallari in giro. Ma se posso dire la mia, guarda, negli anni 90 ci sono stati pure dall'altra parte del metal, cioè c'è stata una grossa crescita del progressive, ma proprio altissima, perché stanno alcune delle pietre miliari dei Dream Theater che sono uscite in quegli anni, tipo Images and Words, Awake, che là si vede Petrucci con le sette corde che inizia ad avvicinare parecchi metallari, e non ci scordiamo che là sono usciti tre album migliori dei Tool in quei 10 anni. Porca puttana, hai tirato fuori una cosa per me, cioè, proprio là... hai toccato il bottone rosso. No vabbè, lo ricordo con piacere, perché io e il mio collega qua a fianco siamo stati appunto recentemente al loro concerto, quindi diciamo che no. Sono stati al loro concerto a giocare a biliardino. Attenzione. Durante gli Smashing Pumpkins giocavamo a biliardino. Mi dissocio da quello che sono appena detto. E la cosa più bella di quel concerto erano sette persone diverse che portavano sette tempi diversi, tutti sbagliati, nessuno sapeva che cazzo stava succedendo. Ed è stato bellissimo. Tra l'altro, diciamo che ballare al prog è un po' complicato, insomma. Soprattutto quando c'hai Danny Carey che ti porta 3-4 politmie diverse contemporaneamente, non sai che cazzo devi fare. Caro Pietro e caro Enrico, io vado a correre con i miei Meshuggah. Molto bene. Allora, capito, faccio prima la mattina, capite? Non ti preoccupare. Se vogliamo era questa una cosa bella degli anni 90, no? Che c'erano tantissimi panorami urbani, ok? Tante culture urbane che fiorivano a partire dalla musica, però poggiavano poi le basi sulla quotidianità, appunto, ripeto, sulla vita urbana, no? Così come vedevi i metallari, vedevi quelli un po' più, tra virgolette, i poppini, c'erano quelli un po' più punk e tutti i fatti vari. Invece io dico i risvoltini già all'epoca. Però c'erano molto pochi. No, però aspetta, i risvoltini dell'epoca significava qualcos'altro, cioè, ecco. Comunque sì, non ci scordiamo di un altro gruppone che stava nell'epoca, che era appena uscito nelle scene, cioè i Deftones, ragazzi. I Deftones, anche loro infatti fanno parte proprio di quella schiera con i Cool Chamber, Korn, tutta quella schiera di gruppi appunto che sono arrivati poi col new metal. Io ricordo quant'altro, magari verso la fine, però comunque hanno dato un tipo contributo. Perché è esploso un culele, scusate. Ma comunque io, vabbè, tornando al discorso metal, io vabbè ero adolescente in quel periodo e compravo nel 98 tipo Roots di Sepultura, questa roba qua. Però tu, capito, eri portatore di quella cultura, cioè no, sai cosa ho notato? Che io, per esempio, nonostante tutto negli anni 90 ascoltassi tantissimo death metal, tantissimo black metal, diciamo era una parte un po' più estrema perché ero un ragazzino e quindi mi divertivo a fare un po' l'estremo. Però la cosa bella che oggi non c'è più nel metal, secondo me, che io andavo anche a un concerto dei Rhapsody, degli Hammerfall, dei Virgin Steel, perché mi piaceva andare a vedere anche quel tipo di cultura che nel metal era una sottocultura metal. Invece adesso il blackster fa solo il blackster, per dire, cioè non ha più voglia di scoprire cosa c'era una volta. Faceva da satellite, comunque era di contorno, magari. Sì, quello. Perché no? Quello l'ho notato sulla mia pelle, perché
prima mi piaceva proprio informarmi anche su altre culture. Comunque io direi una cosa, perché dopo Marco ci deve dire un pochino di cosette su termini e quant'altro, io direi di mettere un pezzo e dopo ce lo ascoltiamo. We'll be right back.
you're a Nirvana fan. Oh. Nirvana. Il bello che non li abbiamo pagati per fare questa cosa. No, no, non ancora, non ancora. Ma adesso possiamo iniziare a parlare di qualcos'altro? Vai, 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 vai. Oh, benissimo. Allora, stavo pensando, no? Durante tutti gli anni 90 c'è stato qualcosa che ci ha contraddistinto nei prodotti, nella musica, in quello che vedevamo. Ma siamo in una radio tra molte virgolette, quindi possiamo dire che il linguaggio, direi di fare un approfondimento su questi termini qui. Quindi possiamo dare il via alla rubrica Come parlavamo malissimo, ovvero florilegio di alcuni termini di uso comune negli anni 90 che ci hanno ingarbugliato la sintassi sin da allora. Attenzione, è come una classifica, ma non lo è. Quindi invito chiunque ricordi qualche termine desueto degli anni 90 a scrivercelo in chat. Zoccola! Il primo termine che... No, è quello da... Posso con questa ancora sigla? Vi prego, mi sta facendo male. Sì, puoi toglierla, puoi toglierla la sigla. Allora, passiamo al primo termine. Il termine che credo sia stato utilizzato dai più e forse per più tempo, sgamato. Sgamato, terminologia propria dell'essere scoperti, sì, ovvero del venir presi magari nella flagranza di un atto piuttosto losco. Possiamo fare la rubrica nella rubrica? Ma noi lo siamo ancora comunque. Ok, no, del tipo si usa anche fuori regione. Allora, ma voi avete sentito la sigla o no? Non ho capito. No, loro devono commentare mentre fanno la sigla. Ah, ok, ok, allora sì, scusate. Io lo uso ancora però sgamato, eh. Sì, ma infatti oggi sgamato, però secondo me sgamato, secondo me sgamato oggi però ha un termine un po' diverso, è come per dire, ah, questa cosa è sgamata, cioè è come se volessi andare a dire una cosa, ad abbellirla, non so come spiegarlo. Non lo so, io rifugio una da questi termini new age, uso la terminologia, cioè il significato passato, fanculo, per me sgamato è ti ho scoperto, esatto, flagrante. Sì, si usa ancora, ma come siamo diventati altolocati? Beh, allora, sì, quanti di noi sono stati sgamati a farsi spago, appunto, per citare Pep, che non ho mai fatto spago, ve lo dico. Veramente? Neanche io. A te t'hanno sgamato la racchetta, quindi stai a spago. Spiego perché. Vi spiego perché, perché mio padre che lavorava nell'ambito postale aveva praticamente... No, magari. No, però comunque era ambito postale, quindi poteva portarmi anche postal market. Quindi lui conosceva un sacco di postini della città e gli aveva detto: se vedi mio figlio me lo devi dire. Quindi non potevo mai fare spazio. Aveva le spie a infrattare, magari un altro. No, non mandava di fare quelle cose di fare 36 ore. No. Cioè... Però mai fatto spago, ragazzi. Questo ve lo dico, ve lo giuro. Madonna, spago, ragazzi. Valerio, ti rendi conto che due persone abbiamo in trasmissione? Sì. No, però sai cosa? Mio padre mi diceva: mio padre mi diceva, se non vuoi andare a scuola, me lo devi dire, preferisco. Cioè, veramente. Vabbè, dai, prima di aprirti di palate in pubblico, sì, almeno ti dava. Mario, siamo a casa mia, c'è mia madre, io non lo posso dire, non è vero. È un trappolone, stile, vieni qua che non ti faccio niente. Allora, ci dice Giulia che a quanto ne so è della provincia di Toscana Nord, suppongo. Ah, meno male, non è, meno male non è di qualche paese molisano, perché no, no, no. Allora, Giulia ci dice che da lei si dice fare forca. Da noi fare forca non vuol dire proprio nulla. No, da noi fare spago non significa niente, capito? Sì, infatti è stato difficile capire. Andare avanti. Oh, sì, è vero, è stato difficile capire che cosa significasse. Comunque sì, vai avanti. Poi c'è un termine che mi ha sempre affascinato: ciospo. È un ciospo brutto. È un ciospo, bravissimo. Ebbene, sì. No, perché una trama brutta. I più negli anni 90 erano brufolosi a morti, più di noi. Marshmallows praticamente vestiti con felpe mute delle Adidas, per esempio, della Adidas o della Nike, tutto per distrarre dalla faccia. Cioè, ebbene, dunque, aspetta. Ebbene, dunque, eravamo tutti dei ciospi. Che vuol dire ciospo, etimologicamente proprio parlando? Sì. Allora, deriva semplicemente dalla fusione tra due complimenti. Sì. Ovvero cesso e rospo. E rospo, certo. Sì, era.
Sì, Ciospo, questo era. E me lo sono chiesto per anni, ragazzi. Ma questo dove l'hai letto? Su qualche libro di D'Annunzio, sta cazzata che sono. questo era sostiene tutto, Francesco. Questo era okay. Vabbè. Sì. L'Accademia della Crusca anni 90. Però è vero, Ciospo si usava sempre. Ora, per esempio, non si usa più. A differenza di Sgamato, Ciospo è sparito. Ciospo è sparito del tutto. Ciospo è sparito e l'ho rievocato. Quindi adesso vado sotto casa, al primo che incontro gli do del Ciospo. Ve lo dico. Anche Turso ci ricorda Peppe, però Turro per una persona molto campagnola, molto buzzurra, molto... No, quello è più che altro una terminologia appunto molto molisana. Sì, ecco, anche Cuoppo è molto... Vabbè, però... piccionare, attenzione a dove lo dice. Prima che vada avanti, a proposito di Ciospo, posso dire il mio solito aneddoto inutile? Lo puoi dire, ma lo devi dire ad alta voce. Allora, praticamente io quando andavo all'asilo c'era una ragazza, e infatti volevo chiedere come si diceva in altri posti, aveva una ragazza, una bambina, che aveva sempre il fraffo, come si dice fraffo? Fraffo, il nocciolo, però quando eri piccolo dici fraffo. Fraffra da noi, però è uguale. E noi praticamente questa bambina si chiamava Antonella, noi la chiamavamo Antonella Fraffusella. Bellissimo. Sì. Cioè, il primo episodio di bullismo che ha portato tanti problemi a Antonella, e lo confessi così in diretta. No, sì. Ma ci sta ascoltando in questo momento. Adesso Antonella, vagli sotto casa e rigagli il portone. No, però per dirti è una cosa brutta. Cioè, se ci penso oggi, è una cosa bruttissima. Se chiedi scusa Antonella, almeno, dai. No, io, ragazzi, io gliel'ho mai detto, lo sentivo dire dagli altri. Ma cazzo che... Sì. Va bene, allora passo avanti. Davide, stai per dire qualcosa? Sì. No, in realtà mi è venuto in mente il fatto che, così come tu dicevi a Pep, il fatto di piccionare, attento a dove lo dici, perché in altre regioni, non so, magari al sud quanto al nord, il piccione è femminile, ok, la dirò così. Sì. Anche lo stesso termine che in Molise si usa tantissimo, ossia prendersi pelle. Sì. Bravo. Qui avrei un aneddoto, ragazzi. Per ubriacarsi, sì. In altre regioni, ripeto, adesso sentiamo se ci arrivano storie dal nord, però io Cimia. Sono per certo la pelle vuol dire andare a prostitute. E anche no. Allora, prendersi pelle vuol dire andare a prostitute. Vi racconto questa cosa qui. In Abruzzo, pelle vuol dire avere un rapporto sessuale. Benissimo. Era anche Benevento? Ok. Ero alla fermata di Fontana Luminosa all'Aquila, correva l'anno 2009, ragazzi, e parlavo con dei ragazzi del Molise, tranquillamente. E pensavamo di organizzare il fine settimana, e quindi ci diciamo: oh ragazzi, allora stasera che si fa? No, voglio stasera c'è una piana cazze, pelle, fanno, dicono. E aspetta, un attimo, ragazzi, stasera dobbiamo prenderci una sbronza. Ah, bravissimo. Ma facciamo e già vediamo i nostri ospiti, cioè praticamente gli abruzzesi, che iniziano a guardarci con occhi un pochettino, sai, stizzito, diciamo. Sì. Ma l'esordio più grande, cioè, o meglio, lo zenith di tutto ciò si è raggiunto dopo. Quando ho chiesto, ok, ma chi saremo? E hanno elencato io, Fabrizio, Antonio, Mirko, Giuseppe, Giovanni, Pietro. Tutti i nomi maschi. E allora ho iniziato a chiedermi perché in quei mesi iniziavano un po' ad evitarmi tutti. Ma andiamo avanti. Il prossimo termine. Sì. Sfigato. È una cosa che mi è successa nel 2005. Quale sfigato? Sfigato. Il termine sfigato, okay. È la più classica delle offese. Vogliamo analizzarne il senso. Più che un'offesa, diciamo, è la constatazione di attitudini timide, remissive, sì, poco socievoli. Perché lo sfigato non è lo sfortunato, ma è quello, sai, nerd. La sociale. È il nerd. Sì. Il nerd è lo sfigato. È quello che si comporta da sfigato, sostanzialmente. Sì, è un'attitudine più che non so. È un'attitudine, il loser che vediamo nei film. Infatti credo che derivi proprio dai film, quelli americani, no? Dei ragazzini liceali che andavano un sacco negli anni 90, che facevano la L
sulla fronte. In fronte lusa, e da lì credo magari. Sì, poi la S è un po' difficile. Il prossimo termine, molto simile a turzo, è truzzo. Truzzo, sì, i truzzi. Vabbè, ah, truzzo era... almeno italiano. Dai, il post tamarro, il truzzo. Ti ricordo con piacevole nostalgia. Erano i discotecari anni 90, quelli quelli col taglio house. Vi posso dire una cosa, la fortuna che hanno avuto le discoteche, che quando sono arrivati i CD-ROM, l'uniche cose che sono arrivate, le uniche cose che venivano ancora prodotte in vinile erano proprio i dischi, diciamo, da discoteca, passatemi il termine, perché servivano appunto per mixare. I vinili venivano prodotti solamente per i brani da discoteca, perché appunto i DJ dovevano mixarli in discoteca. Quando non si usavano le chiavette USB, quando non si per DJ. Scusate, un'interferenza. Allora, poi, prossimo termine. Bella storia, quanto lo odio. Di probabile origine cherubiniana, forse per questo lo odio, lo si usava al termine delle sessioni narrative di vicende più o meno legali tra i giovanotti della giungla cittadina, seguito anche da A Ruota. Che storia, oh no, che brutta storia, eccetera eccetera. È una cosa che odiavo perché non apparteneva al mio territorio, quindi si enfatizzava questa roba. Questo era molto da articolo 31, bravissimo, una cosa che viene al di là della nostra cultura ed è stata forzatamente ficcata perché era cool, era di moda, eccetera eccetera, un po' della vostra cultura, della mia ne appartiene un po' di più, però se posso permettermi, era un pochettino di più del nord. Lo stiamo dicendo, bella storia, zio, bella, poi sempre con la gomma in bocca, no? Cioè bella, bella zio, cioè sì, se mazzichi con la bocca aperta davanti a me, occhio che potrebbero sparirti i denti. Esatto. Dunque, continuiamo con una cosa che sicuramente Francesco avrà nel cuore, perché suppongo la mia cioè già vi stavo preoccupando. È molto lunga, sta nel cuore. Pappappero. Pappappero, ragazzi, è un termine che uso ancora adesso. Figurati. Pappappero per me è il must insieme a specchio riflesso. Sì, ragazzi, quando tiravamo i capelli alle ragazzine, praticamente. Questo è un rito evocativo orale per richiamare lo spirito dello scherno, secondo me, direttamente quando si interloquisce con qualcuno. Sì. Al più incisivo "e tu no", capito? Tipo gli annacci. C'era il pappappero per invitare appunto l'interlocutore, che spesso interveniva con epiteti in risposta oltraggiosi, anche per i genitori a volte. Però era un qualcosa irritante. Il pappappero era per quelle persone che avevano l'ultima parola, perché tu gli potevi dire qualsiasi cosa, poi tu dicevi pappappero e te ne andavi, e tu lo lasciavi là così. Era bellissimo, ragazzi. Poi un qualcosa che ci accomuna forse tutti: smanettare. Aspetta, allora c'è ambito e ambito. Appunto, fammi andare a specificare. Allora, questo è quasi il più versatile tra tutti i termini. È stato appioppato più volte a molti degli amanti dei tecnicismi, tra cui elaborazione di Garelli, ciao, l'F12 Malacuti, eccetera, eccetera. Allora, è stato anche accostato alle modifiche delle PlayStation o aggiornamenti del PC, per chi è PC Master Race. Inoltre, prevalentemente anche in campo onanistico. È un termine evergreen, ma io preferisco tirarmela giù sul lato tecnico, perché sai, mi fa più, mi eleva di più. Ma smanettare, cioè io mi ricordo che era solo masturbarsi, cioè, bravo, è partito da lì. Ai tempi nostri era prevalentemente quello, però ma però adesso significa anche gente che monta e smonta cose, robe, fa, mette mani. Uno smanettone. Smanettone che smanetta, appunto. Poi c'è il termine cosare. Dai, su, cosare. Cosare, quante volte è immortale. Cioè, come fa a morire cosare? Cosare. Allora, andiamo a cosare, capì? Era una specie di intercalare, non era un verbo vero e proprio. Intercalare, ogni volta che non hai... cioè dicevo sulla punta della lingua, esatto, mi serve il coso, cosamelo tu.
Quindi ricorderete sicuramente una volta in cui avete sostituito un pregiato verbo di italica fattura, perché a me l'italiano piace, con il più comodo ed universale cosare, che si adatta e prende forma a quello che dovete fare. Un'alternativa diciamo umana al verbo puffare, possiamo dirla così, che ha dato da pensare al compianto Petrarca, che se tornasse ci prenderebbe a schiaffi secondo me, e ce lo meritiamo tanto. Ma puffare invece, puffare puffare lo ha detto la D'Avena, quindi va bene, va bene. Infatti. Passiamo avanti. Allora, il fatto cioè, apposta ci ricordano in chat, cioè il cazzo, cosa mi fatto apposta? Il fatto apposta è proprio jolly. Il fatto apposta è jolly. Cioè noi l'abbiamo montato ieri sera, il fatto apposta a casa, letteralmente. Fatto apposta che praticamente quando tu non trovi quel termine giusto e dici è jolly. E 9 volte su 10 la prova che cerchi è tipo cavatappi, perché è sempre questa cosa che poi è utilizzato non so nell'ambito della zona campana, ma il cavatappi si chiama tirabuchon o qualcosa del genere. L'ho sentito, sì, però spila bottiglie è quello che si usa. Vabbè, di più, ragazzi, no, però è un po' di francesismo tirabuchon. Non me ne vogliono i nostri ospiti, ma noi in Molise possiamo tirare termini a profusione, cioè veramente domani mattina facciamo una puntata su questo. Sì, ma dialetto, tutti i termini metafisici, quindi cioè, che valenza c'hanno? Non abbiamo ancora dimostrato l'esistenza del Molise, in effetti. Noi abbiamo Tiella e Tiretto, cioè, sì, pure noi. Apertura, Callara, Aprossura, Umaccatura, Bozzatura, ragazzi, qua ce ne abbiamo per anni. Si assomigliano parecchio. Finirò con questa, perdonatemi, io ho scoperto qualche tempo fa che il termine ruoto è dialetto. Sì, il ruoto è dialetto. Ragazzi, quando mi hanno chiesto da su, mio cugino a Milano, che cos'è il ruoto, io non glielo spiegare. È difficilissimo. Spiegate. Ho fatto apposta per mangiare. Esatto. No, è fatto apposta da mettere nel forno. Allora, in Toscana il cavatappi si chiama lo stappino. Che figata. Vabbè. Allora, se in Molise vai a fare una passatella e dici passami lo stappino, aspetta, guarda, cos'è una passatella? No, però spieghiamo la passatella, ecco. Cos'è una passatella? Vabbè, l'altra volta abbiamo parlato dei giochi da tavolo, era un gioco da tavolo dove tutti gente che si mette da bancone, vorrei dire, però vabbè. Vabbè, è gente che si mette intorno a un tavolo e si ubriaca, basta. Sì, giocando la regionale molisano di carte. Forse però nel baretto molisano, se chiedi passami lo stappino, ti passano la bottiglietta di gassosa Stappi per allungare. Sì, assolutamente. È l'unico. L'ultimo termine che esegro quasi quanto la fanbase di Vasco Rossi è zio. Zio, ti regala un buono per un diretto sulla nuca appena ti distrai. Perché io sono vendicativo. Allora, tu non abbiamo nessuna parentela? Sono più grande di te o più piccolo di te? Mi chiami zio? Perché? Per quale motivo? Bella zio, era detto. Beh, a chiunque, come per dire il diciamo moderno uè capo, la prendo alla stessa maniera. Sì, però sì, Marco, sì. Mi auguro che non venga più. Questa cosa vale un po' per quella cosa che ha detto pure Davide prima, cioè nel senso, questi sono comunque dei termini, per esempio come bella zio, usati da un certo tipo di, magari no, bella zio, ma fresconi che vogliono apparire cool. È molto da spari. Io mi ricordo i pari e dispari a Zelig. Sì, quella era parodia. No, per quello era la parodia di quel tipo di soggetti un po' sfattoni, diciamo. Ecco, figurati chi lui usa veramente sti termini. Lo so. Questo che è rimasto, ma io lo sento ogni tanto in maniera molto rara in giro anche qui a CB, però credo che sia rimasta una prerogativa più del nord, questa di dire zio, perché da lì arrivi. Invece il sud si usa per l'anzianità. Cioè nei paesi si usa per l'anzianità, sì. Cioè lo zio, usio, no? Detto così, Ma per reverenza. Per reverenza, giusto? Esatto, sì, esattamente l'opposto. Così lo accetto volentieri. Però ti posso dire una cosa, c'è un termine che a me dà fastidio e che purtroppo sento dai ragazzi di Campobasso, i ragazzini, ma praticamente ogni giorno, ma mi dà fastidio esattamente tanto quanto zio, che sarebbe Kumba. Kumba.
Madonna, capisco che è una cosa nostra, è una cosa del sud, sì, ma quando due ragazzi, capito, della stessa età fanno uè Gumba, ma dove, perché ma, sei un ricordiamo sei un turso. Allora, questo era il florileggio di terminologie vetuste anni 90 che hanno compromesso la nostra sintassi. Segnalateci le vostre parole in chat, come state già facendo, e vorrei invitare tutti al nostro tutti quanti ad iscriversi al nostro canale YouTube sicuramente, ma anche sul nostro profilo Instagram, e cercare un ruoto in casa e taggateci sul ruoto. Una cosa, un intercalare che c'era negli anni 90 che c'era, era cioè, capito, cioè, questo qua era un intercalare, questa era di Verdone però, però negli anni 90 il ci hanno fatto pure una rivista, cioè era proprio un continuo. Io quella rivista volevo aprire una controrivista solo al maschile e chiamarla Ovvero. Sì, perché mi ero scocciato di ste copertine stickers, no, che veramente no, cioè, come volontariamente ci hanno segnalato un altro termine che è ingrippato. Sì. Ingrippato, però secondo me anche qui è meccanico, ragazzi. No, dipende sempre dal contesto, anche questo dipende sempre. No, perché non che si è fissato, che si è bloccato su una cosa. Sì. Non è ingrippato, poi questo. Sto ingrippato. Se vai nella zona dell'Umbria, quelle zone là, tipo sto ingrippato, capito? Ti dice che sta arrapato. Ah, veramente? Mi ricordo un amico che usava sempre sto termine dell'ingrippato, capito? Ma non era ingrippato, diceva ingrippato, cioè sto ingrippato, capito? Ecco, Marco Paglia, attenzione, ci segnala che quando andavate a scuola i prof davate del voi o del lei? Lei, voi. Allora, il voi è tipico, è terror made in sud, sì, praticamente. Il voi è tipico del sud, sì. Tipico del sud. È sbagliatissimo, si dà del lei, è sbagliatissimo, sì. Però noi al sud, ma se tu prendi le persone, io quando il lavoro che ho fatto fino a un po' di tempo fa mi hanno sempre dato del voi ed è orrendo questo. A me spesso viene dare del voi. Sì. Allora, se parlo con una persona anziana e parla in dialetto, magari mi dà del voi, io lì lo accetto perché i dialetti, è una cosa che ci tengo a dirlo, i dialetti sono una lingua, secondo me, qualsiasi dialetto è una lingua. Sì. Mentre se arriva il ragazzino e mi dà del voi parlando in italiano, lì mi sale il Rudolf Hess, perché veramente mi cagiona irritazione. A me al lavoro mi chiamano bella zio, cioè quindi bella, se lo fa tuo nipote è normale, cioè. Fammi sto bonifico, zio, è ingrippato che devo pagare la zia. No, è fatta apposta. L'ho cosato ieri. E questa era la rubrica che ho avuto modo di generare in questo periodo. Marco, io direi una cosa adesso che passiamo, bella zio, passiamo all'ultimo pezzo e poi dopo ci facciamo i saluti e salutiamo questi due ragazzi che sono venuti. Facciamo cosare Valerio. Facciamo un pezzo, zio. Ingrippaci. 1-2 Polizei, 3-4 Grenadier, 5-6 Alte Keks, 7-8 Gute Nacht. 1-2 Polizei, 3-4 Grenadier, 5-6 Alte Keks, 7-8 Gute Nacht. 1-2 Polizei, 3-4 Grenadier, 5-6 Alte Keks, 7-8 Gute Nacht.
Nacht, gute Nacht. Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute Nacht. Non mi riesco a fermare. Allora, vi dico subito che ho i talloni che sbattono sulle chiappe e intanto col braccio destro sto facendo un simbolo politico. Non dici quale. Non dirci quale. Lo dico io. No, non so perché questo cazzo di pezzo mi mette questa cosa, non so perché. Comunque, prima di prendere l'ennesima denuncia, vi volevo chiedere questa cosa a tutti quanti, per andare un po' più sul serioso e concludiamo questa puntata. Un fatto di cronaca che vi è rimasto impresso proprio degli anni 90, cioè la cosa proprio veloce. Allora, vado. No, allora. Vi dico questa veloce che è collegata. Io ricordo nel 96 uscì il film di su Giovanni Falcone. Sì, e, bravo. Sì, no, e mi ricordo proprio questa cosa che durante il film all'improvviso uscì il classico praticamente la scritta quella in sovraimpressione che avevano arrestato Giovanni Brusca proprio durante il film. E mi ricordo io mi ricordo più questa cosa e non la strage di Capaci. Io ricordo invece, ero molto molto piccolo, proprio i notiziari dopo la strage di Capaci, avendo mio padre che ha indossato la divisa per 40 e più anni, ricordo la preoccupazione che aveva, e cioè è stata una cosa strana proprio sentire quel tipo di aria lì. Ero piccolissimo, ripeto, ma già avvertivo qualcosa di strano. Sì. Una cosa che avverto ogni qualvolta si parla di Falcone e Borsellino in TV. Sento una cosa dentro che non riesco a spiegare, e quella cosa mi è rimasta impressa e non me la toglierò mai. Ok. A me invece ha raccontato mia madre, perché io questa cosa non me la ricordo, che quando ho visto in TV la morte di Ayrton Senna, in continuazione quando giocavo con Mario una macchina Lego, sempre tutto Lego, magari della Disney, marchiata Disney, magari, cioè, finivo per fare incidente con la macchina. Ah, ho fatto incidente, cioè mi era rimasta impressa sto fatto che era morto, che con la macchina si poteva morire, e in qualche maniera lo replicavo. E mia madre me lo racconta come dice: quello è stato il primo momento in cui hai iniziato a affrontare l'idea della morte. Ho capito. Tu, Davide? Ma guarda, allora, appena hai detto un episodio di cronaca, a me istintivamente è un ricordo davvero. Io ero piccolo, avrò avuto un 6-7 anni. Sono le immagini che per la prima volta io guardavo, ma in realtà erano per la prima volta per tutto il mondo, sia della guerra del Golfo, che per la prima volta le immagini trasmesse live, quindi sia la guerra del Golfo. Emilio Fede, mi ricordo che lanciava. Sai, Emilio quei Fede, bombardamenti anche di notte, no? Quindi bombe verdi, luci verdi, fondo nero e verde. Quelli e in realtà anche la guerra in Bosnia, sostanzialmente. In Bosnia.
Sì, 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 le immagini di guerra dell'est europeo, ora il vicino est e anche l'est un po' più lontano, appunto come il Golfo. E anche se siete più piccolini, ma avete qualche ricordo invece rivolto ai nostri ospiti? Cronaca, no, in realtà, no. Cioè, ricordo proprio che mi ha segnato da piccolino, insomma, perché poi giustamente crescendo, sì, ok, capisci cosa è successo, però alla fine del... io nel 99 avevo 6 anni, quindi no, non, sì, non ricordo grandino. Sì, no. Sì, però ti ricordi una pubblicità, mi hai detto tu, il Fuori Onda. Quella della Gignicco. Ma più che altro perché, più che altro perché, cioè, bersagliavo mia sorella in faccia coi missili da piccolina e... Avvenimenti del 90, la guerra su mia sorella. La guerra su mia sorella, tutte stragi praticamente. Sì, comunque sì. Io una cosa che ho notato, adesso non so voi degli anni 90, è che ne parlavo con Marco l'altra sera, che con l'arrivo del G8, tutto il casino, sì, che è successo del G8 e le Torri Gemelle, hanno, sì, proprio finito un periodo, cioè un momento, cioè i ragazzi fino a quel momento avevano degli ideali ben precisi, avevano un certo modo di... poi c'è stato, da quel momento in poi, c'è stato fino al 2009-2010 come una sorta di vuoto, cioè non so, mi dà... La fine, diciamo, di quel decennio è stata estremamente brusca, sì, perché... Ma anche all'inizio del 2030 non sta uscendo granché, comunque. No, sì, no, però per carità, sai, appunto, noi siamo usciti con tanti salti in avanti di tecnologia e, se sì, vogliamo, anche di società, e sì, poi nel 2001, quindi l'inizio del nuovo millennio, che tra parentesi siamo, sì, ancora vivi perché il millennium bug non ha colpito, perché ricordiamo che io mi ricordo le pubblicità in televisione del millennium, sì, bug. Madonna. Sì, cioè, sì, quelli facevano le pubblicità in televisione che dicevano: pure se dovesse essere andrà tutto bene, mo ci vuole, fatemi riprendere questo slogan. E passato il 2000, quindi una nuova vita, nuovi ideali che arrivano dagli anni 90, e poi il botto pazzesco della guerra globale al terrorismo con l'11 settembre, certo, sì, anticipato da tanti altri atti terroristici. Però in Italia proprio con il... perché in Italia fino a quel momento c'erano anche dei movimenti, tornando al discorso musica, movimenti punk, i centri sociali, sì, sono completamente spariti dopo il G8. Che anno era il G8 di Genova? Tutti 2001. 2001. Ah, perfetto, quindi proprio tutti quelli. Quindi i centri sociali penso che esistano ancora. Ora non come. Esatto, quello stavo per dire. No. Non alla stessa maniera. Cioè, sicuramente sono stati regolamentati in qualche modo, ma non ti so dire più di tanto. Però esistono ancora, questo so. Comunque possiamo dire che gli anni 90 sono stati precursori un po' di tutto quello che vediamo, ad esempio, anche su Netflix, no? La parola serie TV. Sì. O che cosa è nato? Scusate. Serie nasce in quegli anni, sì. Che è successo, Marco? No, ho letto Giulia anche. Sì, no, ma leggiamoli tutti. Sì, ha detto Giulia. Sì. Io una mattina, mentre facevo colazione, ho visto uno col fondotinta e capelli finti dire che scendeva in campo. Avrei capito solo, sì, anni dopo il disastro che ha provocato. Ricordo anche il contratto con gli italiani che fece. Sì, vabbè, io non ricordo il nome. Vi posso dare un consiglio di vederla, tant'è che parte proprio dal... Vi consiglio la serie, quella 1992-93, sì, è una serie fantastica. Sì. Perché quella con Miriam Leone? Sì, a parte che allora, parla... Vabbè. No, ma a parte che parla di un periodo e che ci sono tanti riferimenti, e c'è proprio tutta la parte di Berlusconi, è molto 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 interessante. Cioè, per citare Ludovica, cioè, dice che è rimasta turbata dal pervertito che diceva "brava Giovanna" nella pubblicità del bellissima pubblicità, quella del silicone. "Brava Giovanna, brava". No, ma a me, cioè, io più che quella originale, che comunque era creepy, ci fu, sì, poi una versione ancora, cioè andarono sempre per il sempre più esplicito, non so se la ricordate, sì, la tipa che si siliconava all'interno della doccia. Cioè, era un po'. Sì, è ancora lì. Era un po' quello. Sta ancora lì. Cioè. Allora, ti posso dire una cosa? Su di me ha funzionato, perché se tu mi dovessi dire che silicone compri, sarà Toga. Vabbè, sì, sì, ma perché Giovanna? Allora, nominatemi anche Giovanna. Tre marche di silicone. Ma perché Giovanna, se si chiama Sara Toga? E vabbè, pure tu. Dovrebbe essere brava, Sara, brava. E invece no.
Mad Carmine si era turbato ogni mattina alle 6:30 dalla sigla merdosissima, dice lui, del TG5. Ah, vabbè, quella ancora. No, sai pure quale? Pure quella di Uno Mattina. Attenzione, a proposito di sigla. Avere ospite. A proposito di sigla. Chi sta per dire Uno Mattina sta per dire Sonia Gray. Andiamo avanti. Vabbè. Davide ci ricorda la musichetta dell'ora esatta. Sì. Quella sì. Effettivamente ti mette quel tarlo nel cervello. Ma io mi chiedo una cosa, ma l'ora esatta da dove vede l'ora esatta? Da allora c'è presente quel segnale radio? Allora, no, te lo posso dire seriamente, c'è presente quel Seriamente, perché lui ha composto la musichetta dell'ora esatta. No, allora, quello è un segnale di sincronizzazione. Maestro, quel segnale lo manda l'INRI da Torino, che è l'ente italiano per le misure, e ci dà l'ora esatta in Italia, che poi è sincronizzato con l'Europa e lo manda tramite segnale radio. Cioè quel e quella roba là, che esatto, quello è il segnale codificato in quella maniera. Sì, lì c'è un ricevitore che decodifica e mette un numero. Ma attenzione, vorrei solo aprire una parentesi brevissima di 20 secondi. Voi l'avete sentita l'ora esatta di Terence Hill? Secondo Trinità? No. Ah, ok, sì. Con i potenti mezzi del telefono davanti al microfono. Con i potenti mezzi del mio Redmi. Ok. Quelli erano ciffoni, l'ho capita dopo. Sì, sì, andatelo a vedere su YouTube, è stupendo. E iscrivetevi al canale, altrimenti le dirette saranno molto meno entusiaste. Comunque, non entusiasmanti, entusiaste. Cioè, siamo noi che ci spingiamo. A proposito di canali social, vi invito a mettere un follow sulla nostra pagina Instagram supersantos_official e mandarci lì un sacco di messaggi, un sacco di audio che verranno riprodotti durante le dirette, e ovviamente iscrivervi e pigiare anche sulla campanella del canale YouTube dove trasmettiamo le dirette supersantos. Intanto vi vedo che siete in 12 e fate piovere i like su questa diretta, per cortesia, grazie. Volevamo solamente dirvi questa cosa, che molto probabilmente però qui lo dico, quindi prendetela con le pinze, a settembre torneremo a toccarci le chiappe di persona e tornerò a vedere i miei compagni di avventura nella Super Santos Tower. Quindi diciamo che forse questa distanza ci è servita anche come allenamento, e quindi quando ci vedremo magari, ragazzi, saremo dei fenomeni. Io mi spingo un pochettino più in là e voglio ingolosire i nostri ascoltatori dicendo che molto probabilmente a settembre ci tante sarà novità. Un'altra tante grande novità. A settembre allora, abbiamo Queste qui sono le dirette dello spirito e del tempo. Esatto. Soprattutto a settembre forse scopriremo che fine ha fatto Eric. Sì. Sì. Chi? Il mistero dell'estate. No, scherzi a parte, ragazzi. Eric Super Santos. Eric Super Santos. No, vabbè, abbiamo parecchi. Bella la Carmen San Diego. Abbiamo parecchi. Tra l'altro, hai tirato un'altra cosa anni 90. Ragazzi. Sì. Che era un videogioco educativo, non era una serie televisiva, cioè un cartone. Dovremmo fare una puntata solo sulle cose che ci hanno proprio traviato nella gioventù, dai cartoni. Le vuoi in ordine alfabetico o cronologico? No, comunque, ragazzi, per arrivare poi ai saluti, allora a settembre abbiamo tantissime novità. Sì, tante novità. Quello che stiamo facendo adesso ci sta servendo anche per apripista per quello che sarà a settembre. Riallestiremo la Super Santos Tower come abbiamo fatto le primissime puntate che ancora non abbiamo messo in onda. Ci saranno di sicuro tanti più ospiti. Il mistero del telaio. Incominceremo anche ad avere ospiti che purtroppo abbiamo dovuto tenere in cantiere perché non ci sembrava giusto, a parte i due stronzi che sono venuti oggi, però è sempre un onore. E soprattutto avremo dei gatti durante la diretta. Che mangeranno. No, soprattutto Chaos, dall'ultima volta che l'hai visto è cambiato leggermente, quindi sto trovando una soluzione per farlo diventato donna.
No, guarda, magari. Allora, l'operazione già l'ha fatta, però poverino, lasciamelo stare. Vabbè, no, ragazzi, io prima cosa, adesso tornando a puntata, io voglio ringraziare i due ospiti di oggi perché davvero sono stati fantastici, hanno fatto le sigle per le nostre classifiche, sono stati disponibili. Soprattutto non so come vi siete trovati, se dite una cosa brutta vi prendiamo a schiaffi, quindi come vi siete trovati? Per allora, è totalmente non polarizzata questa risposta, né no. dovuta a influenze esterne. Benissimo, no. Speriamo di ritornare in un domani prossimo, meno incerto, okay. meno pieno di Covid. Sì. Per il resto, ma... no, parlando seriamente, veramente una bella esperienza, grazie mille. No, sì. Ma noi vi ringraziamo, ragazzi, e siete sempre i benvenuti, assolutamente. E soprattutto, quando tornerete in quei di Benevento, che Benevento non è la vostra città natale, eccetera, 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 cosa direte del Molise? Abbiamo bisogno di più ricerca. Cioè, il fatto sai che probabilmente domani ci sveglieremo e sarà stato tutto un sogno. Non siamo stati qui. Svegliati freddi in una vasca. Svegliati freddi in una vasca col ghiaccio. Se vi svegliate domani e scoprite che non è il Molise a non esistere, ma tutto quello che è all'esterno del Molise, sai che è botta. Vi posso raccontare un mio amico della Puglia che cosa mi ha detto quando ha detto che lui ama il Molise e viene qui a fare scampagnate a pescare. Ha detto: non è che viene qua a rubare le macchine? No, quello è l'altro. Una volta mi ha detto questo commento: altro che Skyrim col VR, io vado in Molise. Cioè, ragazzi, abbiamo i draghi. Quindi stanno distruggendo casa. No, ragazzi, voluti, te li tieni. Cioè. Magari domani, ragazzi, si svegliano nel proprio letto. Sì. Pensando che questo viaggio in Molise sia stato tutto un sogno. Però poi notano che ognuno nella propria mano ha un ciuffetto di peli di Valerio. Non è stato tutto un sogno. Stavo per dire una cicatrice, uno sul rene destro e uno sul rene sinistro, però. Oppure la scritta sullo specchio: benvenuti nell'AIDS. Benvenuti nell'AIDS. No, oppure le metropolità. Che avete visto il film Hostel qualche volta? Sì. Sì. Praticamente quello è Valerio. Però è stato un noi a Benevento abbiamo anche altre cioè, teorie. Che secondo noi Vinchiaturo è dove sta la grotta di Vinden di Dark. Vinchiaturo. Ragazzi, aspetta, c'è una cosa doverosa da dire perché ho avuto problemi a specificarlo con persone fuori regione. Vinchiaturo è con la V. Con la F. Okay, con la T. Sì, lo voglio specificare. Ogni volta, ragazzi. Vinchiaturo. Comunque, ragazzi, la puntata è finita. Speriamo di risentirci domenica prossima con una. Io non lo so, però magari sto ogni tanto quello che lavora, quello è una cazzata, quello è un'altra, quindi io spero sempre di... Quindi la puntata finisce qui, spero che siete tutti quanti bene, un saluto da Francesco. Un saluto da Marco. Da Davide. Valerio inizia male, finisce malissimo. Ma quando mai ho salutato io in questo momento della puntata? Ha ragione. Quando mai questa novità? Vai a salutare i ragazzi, non fare sempre così. Mamma mia, quanto sei acido oggi. Un saluto da Pietro ed Enrico. Ricordiamo che il regista è un videomaker Campani. E adesso c'è il momento forse più utile, sperando che non fate gli esperimenti particolari come sta facendo da due puntate, con la morale di Valerio. Ciao! Bimbi, che cosa abbiamo imparato nella puntata di oggi? Che siamo tutti quanti figli di quest'epoca un po' strana che sono stati gli anni 90. Questa musica ci ricorda come possa essere a tratti familiare, a tratti disturbante. La nostra vita è stata segnata da... musica? La nostra vita è stata segnata, come raccontavamo, da innumerevoli tragedie. Tutte quante Batman. Localizzate. Se vi ci mettete pure voi è impossibile.
non ce la posso fare. Siamo stati tutti segnati da un di tragedia. Derobbiamo la diretta per dire che Valerio non è stato capace di trovarmi un plettro e sto suonando con una carta della team piegata in quattro. Ognuno di noi. Allora aspetta. Facciamo una cosa così mi prendete. E adesso il momento più bello. Ecco la morale di Valerio. Ciao ragazzi, ciao. Ma non niente ciao morale. A tutti. Ciao. Domenica prossima. Oddio. Quanto ti odio. Per una volta che e sono noi ti vogliamo bene.